Quindi abbiamo avuto la settimana scorsa le due lezioni del professor Vulpiani sul rapporto tra determinismo e invece fenomeni aleatori, così come si è sviluppato nell'ultimo secolo. Oggi avremo questo incontro, consisterà di due parti. La prima parte è il professor Franco Flandoli, ora della scuola normale, già dell'Università di Pisa, che forse qualcuno di voi conoscerà già, e quindi specialista in calcolo di probabilità e problemi stocastici, eccetera. E in più, diciamo, con riguardo e risvolti relativi ad applicazioni che saranno poi il cuore della seconda parte che svolgerà il dottor Andrea Bevilacqua dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, in cui, diciamo, si vedranno le applicazioni dei metodi di matematici di probabilità in, appunto, questioni che proprie della geofisica. E va bene, quindi andremo avanti, magari faremo un piccolo intervallo tra le due parti, diciamo, e do la parola al professor Flandoli. Grazie mille, sicuramente. Buongiorno, ringrazio molto di essere qui. Non sono un esperto di divulgazione, allora, pensando che l'intervento del professor Vulpiani fosse particolarmente incisivo dal punto di vista della divulgazione, della storia, eccetera, ho pensato che potesse essere utile un contraltare, per quanto magari sicuramente molto più noioso, però con un po' di definizioni, di esempi sulla probabilità, che possano anche un po' magari fornire dei piccoli spunti di approfondimento, di creazione di problemi di interesse anche magari durante l'attività didattica. E però sempre pensando che un'ampia veduta può essere la cosa migliore, appunto con Andrea Bevilacqua, che è stato ha fatto la tesi dottorato con me, insomma, quindi abbiamo collaborato per sempre, ha scritto vari lavori, eccetera, abbiamo pensato di far vedere una particolare applicazione nell'ambito, appunto, della geofisica e vulcanologia. Ecco. Dunque, però la parte iniziale, che consiste anche in un certo numero effettivamente di slide, anche piuttosto lunga, sarà molto matematica. Appunto, vorrei far vedere anche se di corsa, numerosi elementi di probabilità prima di far quello. Abbiamo pensato in fondo di fare un esempio attivo, cioè in cui vi diamo una scheda, ma in realtà ci giocherete a casa, ci metterete a casa i valori delle probabilità e calcolerete determinate cose, perché è troppo complicato fare una cosa veramente interattiva qua. Ma il dottor Bevilacqua comunque vi illustrerà la cosa, spero piacevolmente, anche su quest'ultimo esempio attivo, anche se non sarà forse attivo completamente qui. Ecco. Come ho detto, entrerò nei dettagli matematici, sempre con uno stile discorsivo. Allora, c'è uno schema generalmente accettato ormai da tutti i matematici e da tutte le persone che fanno applicazioni. Anzi, se devo essere sincero, io in 25 anni di insegnamento ingegneria e dialogo con i colleghi di ingegneria ho persino visto loro più sistematici di me nel raccontare determinate cose come quelle che vi racconto adesso, ecco, senza mettere nemmeno in dubbio, come facciamo a volte noi matematici, il fatto che questo sia il modo giusto di procedere.
Allora, il modo giusto di procedere consiste nel introdurre uno spazio i cui punti, spazio omega, i cui punti vengono chiamati eventi elementari. Sono gli accadimenti proprio fino all'ultima virgola della specificazione. E questo spazio omega, così per colorirlo un po' e anche per ricordarsi i nomi, viene chiamato universo di questi eventi elementari, l'universo. Invece i suoi sottoinsiemi A, scusate, faccio un po' fatica a puntare, devo ancora imparare a puntare contro uno schermo invece che verso una lavagna. Gli eventi A sono sottoinsiemi di omega, quindi c'è questo universo omega, i suoi punti sono gli eventi elementari, i suoi sottoinsiemi sono gli eventi, perché un evento magari è qualcosa di più composito che non un evento elementare. Ecco. Poi c'è un dettaglio forse secondario, ma comparirà nelle notazioni, e cioè che invece di considerare come eventi tutti i sottoinsiemi possibili di questo universo, se ne considera solo una famiglia, però potete ampiamente trascurare questo dettaglio per tutta la mia esposizione. Comunque, ecco, uno si porta dietro l'idea che magari qualche volta serve specificare in maniera più determinata la famiglia degli eventi rispetto a tutti i possibili sottoinsiemi dello spazio omega. E poi invece veniamo all'elemento distintivo della teoria. Ad ogni evento viene associato un numero tra 0 e 1 chiamata la sua probabilità, quindi in termini matematici si tratta di una funzione dalla famiglia degli eventi ai numeri tra 0 e 1, che si chiamerà probabilità per l'appunto, e nello stile che adotta la matematica di solito di strutturare le cose, a questo punto abbiamo un insieme omega, una famiglia F e una funzione P sulla famiglia F, la chiamiamo, questa terna la chiamiamo spazio di probabilità, spazio di probabilità. E non ho detto le regole, ecco, quali sono le regole di questi oggetti. Non ci sono regole circa l'universo omega, ci sono invece delle regole sulla famiglia F e sulla funzione P. Le regole si stabiliscono, ci sono delle regole di carattere generale e poi dopo ci sono delle specifiche particolari, problemi per problemi. Le regole di carattere generale sostanzialmente si mettono perché sono uguali in tutti i teoremi, in tutte le cose, quindi è inutile doverle rispecificare ogni volta. Ecco. E queste regole, ne esiste un livello minimale e un livello più maturo. Io mi limiterò in tutte le slide al livello minimale, mentre quello maturo lo metto solo nell'ultima slide, ma non è perché non siamo in grado di capire quello maturo, ma perché non serve per gli scopi della mia esposizione e quindi attrae l'attenzione su un dettaglio importantissimo, però insomma ecco, secondario. E quindi rimango al livello minimale, che è il seguente: c'è una la famiglia F, ho detto le regole, innanzitutto le regole di F sono che deve contenere l'insieme vuoto e tutto l'universo, e poi essere chiusa per l'unione di insiemi, per l'operazione di complementare, per l'operazione di intersezione, però tutte operazioni finite. Questa è la caratteristica della richiesta minimale, operazioni finite su insiemi. Tutte le operazioni finite che ci possono passare per la testa, mentre la versione più matura richiederà operazioni infinite con certe specifiche. La funzione probabilità, sostanzialmente la cosa principale è questa qua sotto, cioè se prendiamo degli eventi disgiunti, a due e due disgiunti, la probabilità dell'unione è uguale alla somma delle probabilità, come fa la stessa proprietà che ha la massa dell'unione di oggetti è la somma delle masse, e poi c'è la richiesta diciamo più convenzionale che altro, che la probabilità di tutto l'universo sia 1, per cui quando si parla di probabilità 1 è il valore più grosso che assume la probabilità, ma questo ovviamente è convenzionale.
e esemplificherò la cosa, non con un solo esempio, però un filo conduttore di tanti ragionamenti sarà questo schema di Bernoulli. Scusate, abbiate pazienza. Ecco, lo schema di Bernoulli. Schema di Bernoulli finito, poi dopo quando uno possiede un pochettino più di tecniche lo fa anche infinito, ma a me adesso non serve. E lo schema di Bernoulli è un oggetto abbastanza universale, versatile, molto elementare, in cui si immagina di avere tanti esperimenti ripetuti. Un primo esperimento, un secondo esperimento, un ennesimo esperimento, in cui in ciascun esperimento il risultato è binario, 0 oppure 1, dicotomico. 0 oppure 1. Per usare del linguaggio, 1, diciamo 1 quando accade successo, però magari nell'ambito applicativo dell'esempio che uno considera la parola successo, magari persino fuorviante. Ecco, però si tende a dire successo quando c'è 1, insuccesso quando è 0. Ecco, però quello che conta è che ci sono solamente questi due valori. È chiaro che con una situazione con esperimenti e solo due valori, si coprono pochi casi concreti, ecco, però si può intuire che è un mattone di costruzione abbastanza semplice dal quale cominciare. E vorrei scrivere un po' di matematica di questo oggetto per percepire varie cose, per familiarizzare. Supponete di avere 5 esperimenti, in ciascuno esce o 0 o 1, quindi questa stringa che sto indicando, 0, 0, 1, 0, 1, questa che sto indicando è l'esito dell'intera successione di esperimenti, d'accordo? Quindi bisogna non confondersi solamente tra l'esito del singolo esperimento, che è 0, 1, e l'esito dell'intera stringa di esperimenti, che è una sequenza di zeri e uni. Allora, se anche non sapessimo nulla di probabilità dal punto di vista assiomatico, non abbiamo visto nessun esempio, di fronte a un problema in cui in ogni esperimento può succedere l'uno o l'altra cosa, eccetera, sarebbe estremamente naturale introdurre l'universo di tutti gli esiti possibili. Non solo banalmente gli esiti possibili del singolo esperimento, cioè 0 e 1, ma gli esiti possibili dell'intera stringa di esperimenti, dell'intera successione di esperimenti. Quindi l'universo omega sarebbero tutte le successioni finite, lunghe n, di valori che sono o 0 o 1, d'accordo? Scritto come in questa riga sopra cui sto scorrendo il cursore. Ecco, e questo è, con altra simbologia matematica che conoscete bene, anche questa scrittura 0, 1 elevato a n, cioè prodotto cartesiano, se volete, di 0, 1 con se stesso n volte. Quindi l'universo degli esiti possibili della sequenza di esperimenti è questo 0, 1 elevato a n. Ogni elemento di questo universo è una n-upla ed è un evento elementare perché è la massima conoscenza più raffinata possibile che ci può interessare di quello che sta accadendo. Più di così non possiamo essere interessati a conoscere. Invece se per esempio qua sotto c'è un esempio di evento che non è elementare, A è l'insieme di tutte queste n-uple, il cui primo valore è 0. Quindi l'evento che dice il primo esperimento ha sortito insuccesso. E questo è un evento composito, perché pur parlando di tanti esperimenti, sta parlando di tutti quegli esperimenti, qualunque cosa sia successo a quelli successivi, quello in cui il primo esperimento ha dato insuccesso. Quindi vedete bene la distinzione tra il concetto di evento elementare, di cui un esempio è quella stringa lassù in cima, 0, 0, 1, 0, 1, quello è un evento elementare, e un evento invece in senso più composito, tipo questo A qua sotto. Ci deve essere un trucco per non tenere la mano in questi modi tremendi, ma ancora non l'ho scoperto.
Tutto questo è solo l'aspetto, fino adesso, l'aspetto puramente insiemistico della teoria. Abbiamo solo descritto l'universo di tutte le cose che possono succedere relativamente a quel particolare problema. Ecco, quando dico universo è sempre riferito a un problema specifico. Se il problema è quello di tanti esperimenti con esito binario, quello è l'universo. Se invece è una cosa più complicata, l'universo conterrà complicazioni ulteriori. E invece la cosa più... Dunque, la famiglia F prendiamo tutte le possibili sottoinsiemi, quindi quel discorso che c'è una famiglia che eventualmente va ristretta non ci interessa in questo momento. Invece quello che conta è stabilire il valore della probabilità dei diversi eventi. Gli eventi sono i sottoinsiemi dell'universo. In questi problemi qua, dove l'universo è composto da un numero finito di oggetti, perché per quanto siano tantissimi, con le stringhe di 0,1, le stringhe di 0,1 sono tantissime, pensate alle targhe delle automobili, anche se non sono solo i 0,1, ma insomma si arriva molto in là, nonostante siano tantissime, però sono finite e quindi in queste situazioni è sufficiente assegnare, specificare la probabilità dei singoli eventi elementari, i cosiddetti singoletti, perché poi attraverso l'assioma che la probabilità dell'unione di cose disgiunte è la somma delle probabilità, ne viene la formula in automatico, la formula generale della probabilità di un evento, somma delle probabilità di tutti i singoletti che fanno parte di quell'evento. Tutto molto, credo, molto elementare quello che sto dicendo. Deve essere chiaro però che abbiamo già finito l'uso degli assiomi, nel senso, gli assiomi non ci stanno dicendo quanto vale la probabilità, quindi dobbiamo essere noi a decidere quant'è la probabilità di un generico singoletto, di una generica stringa, e qui entra in gioco il gusto, l'esempio, l'esperienza sulla situazione particolare. Lo schema di Bernoulli però è un oggetto schematico, per l'appunto, in cui si fa una scelta universale, che è la seguente. Si suppone che quando si va a lavorare sul singolo esperimento che ha come esiti 1 o 0, successo o insuccesso, il valore del successo, il successo avvenga con probabilità P e l'insuccesso automaticamente con probabilità 1 meno P, dove P è un parametro che possiamo scegliere a nostro piacere, però è fissato. Una volta che l'abbiamo scelto, c'è questo parametro P che ci darà la probabilità di successo e la probabilità di insuccesso, e sarà la regola dello schema di Bernoulli, quindi che non è la regola di qualsiasi esempio applicativo, ma la regola dello schema di Bernoulli è che questo P sia lo stesso per tutti gli esperimenti, quindi in tutti gli esperimenti P è lo stesso, e poi che gli esperimenti vengano considerati indipendenti, secondo una definizione che ricorderò tra poco. La conseguenza di questa ipotesi che gli esperimenti siano indipendenti è che il passaggio dal singolo esperimento alla stringa di esperimenti, alla sequenza di esperimenti, viene fatto a livello delle probabilità nel modo più semplice possibile. Cioè, la regola più semplice che uno può immaginare quando ha tanti esperimenti è di moltiplicare le probabilità. Quindi ogni volta che c'è 0 la probabilità è 1 meno P, ogni volta che c'è 1 c'è P, qui ci sono 3 zeri, quindi è 1 meno P al cubo per P al quadrato. D'accordo? In questo esempio, così come in astratto, in generale se abbiamo una stringa lunga n, qui purtroppo bisogna introdurre delle notazioni in più, indicherò con n1, l'esponente, vedete n1 lì, è il numero degli uni in quella sequenza di valori a1, a2, a3, eccetera, che sono tutti o 0 e 1, n1 è il numero degli uni, n0 è il numero degli zeri, e quindi c'è 1 meno P tante volte quanti sono gli zeri e P tante volte, nel senso moltiplicativo, tante volte quanto sono gli uni, la formula di prima scritta in astratto. Facciamo un conto, tanto per vedere che sono conti anche con la loro minima eleganza, per verificare che cosa?
Dunque, quando uno si inventa le probabilità, deve comunque fare in modo che le regole siano soddisfatte. Allora, le regole sono solo che la probabilità dell'universo è 1 e che valga la regola della somma delle probabilità. La regola della somma vale in automatico, come ho fatto qua, perché se io assegno la probabilità dei singoletti, dei singoli punti, e stabilisco che un insieme ha come probabilità la somma delle probabilità dei suoi punti, in automatico varrà che la probabilità dell'unione è uguale alla somma delle probabilità su eventi disgiunti. Invece che la probabilità dell'universo sia 1 deve essere verificato. Quindi alla fine, quando si fanno queste creazioni di modellini, l'unica cosa che va verificato è che la probabilità dell'universo sia 1. Se noi prendiamo n uguale a 2, la verifica è anche divertente. Cosa vuol dire? L'universo è composto dalla stringa 00, dalla 01, dalla 10 e dalla 11, di cui dobbiamo sommare le probabilità. Probabilità che sono riportate qua sotto, non le leggo perché è noioso. L'unica cosa è, vedete che questa che sembra un doppio prodotto, per l'appunto è cioè due volte, è un doppio prodotto, e quindi vi accorgete in questa riga dove ho messo il cursore che c'è un quadrato perfetto. È un quadrato perfetto, cioè il quadrato del primo termine, il quadrato del secondo termine e il doppio prodotto. Allora, se lo scrivete come quadrato perfetto, all'interno è 1 meno p più p, che fa 1, e quindi il risultato viene. In genere sono tutti molto divertenti queste verifiche che la somma è 1. Alcune riportano al binomio di Newton, altre un pochettino magari più complicate alla serie di Taylor dello sviluppo dell'esponenziale. Ecco, però sono tutte molto giochini combinatorici abbastanza divertenti. Ecco, questo è lo schema di Bernoulli. Vorrei far vedere un suo utilizzo perché sia abbastanza palese che nella sua banale semplicità coglie una prima approssimazione di problemi reali. Allora, immaginatevi la nostra città, dove piove tanto in novembre, anche in altri mesi. Qui ho messo delle quantità immaginarie, non sono andato a guardare le statistiche, anche perché se avessi messo il valore giusto 4,37 mi si sprecava tutta la semplicità numerica dell'esercizio, e quindi decidiamo un po' in maniera immaginaria che nel mese di novembre piova un giorno su due. E poi immaginiamo che quando nell'arco di una settimana piove per 5 giorni, non necessariamente di seguito, sennò i calcoli poi sono un po' più complicati. Quindi facciamo, se piove per 5 giorni in una settimana, la protezione civile emani un allarme. Ora sapete che si riceve sul cellulare un allarme arancione, rosso, eccetera. Ecco, quindi ora abbiamo la possibilità di ricevere gli allarmi della protezione civile. Ecco, allora la protezione civile, prima che sia novembre, cioè naturalmente quando è novembre vede e dice, ma prima che sia, prima vuol fare i calcoli, la probabilità serve a fare i calcoli prima, e allora si chiede con che probabilità darò l'allarme e perché è interessata, perché per esempio questo gli serve a dimensionare un servizio. Negli esempi di cui parlerà il dottor Bevilacqua è simile la filosofia: uno vuole calcolare delle probabilità prima che i disastri succedano per dimensionare qualcosa, tipo l'evacuazione da zone pericolose, eccetera. Ecco, quindi vuole calcolare la probabilità di un potenziale allarme per allagamento a priori sulla base dei pochi dati che vi ho dato. Allora, semplifica al massimo la situazione e suppone che ogni giorno di una settimana, cioè di 7 giorni, sia un esperimento. Quindi ogni giorno è un esperimento. L'esperimento può produrre pioggia o non pioggia. È un'enorme semplificazione perché in realtà quello che crea l'allarme è la quantità di pioggia. Ma semplifichiamo, pioggia o non pioggia.
e poi dopo aggiunge un'enorme semplificazione, cioè che i giorni siano indipendenti, mentre sappiamo che se è arrivata una grossa perturbazione, questo non è che da un giorno all'altro sparisce, poi chissà se arriva un'altra grossa perturbazione, quindi non sono affatto indipendenti. Però facciamo ugualmente tutte queste semplificazioni per vedere l'effetto di questi calcoli. Qui ho messo un'osservazione filosofica, ma me ne sono un po' pentito, perché sono sicuro che Angelo Vulpiani su queste cose ha espresso delle opinioni e non vorrei contraddirlo. Tra soggettivisti o probabilità oggettive, vorrei però, diciamo, segnalare che in problemini di questo genere un pochino siamo noi a decidere i valori di certe probabilità. Nelle cose di cui parlerà poi Bevilacqua dopo e nell'esercizio che daremo, la cosa è estremizzata, quindi c'è un aspetto molto soggettivo della probabilità, tuttavia sono cose soggettive guidate magari da dati sperimentali, quindi diventano più oggettive proprio per l'uso di dati sperimentali. Insomma, forse questa divagazione qua è fuori luogo. Qui l'avevo fatta a proposito di un dettaglio che è questo: quando diciamo che attribuiamo probabilità un mezzo di piovere alla giornata sulla base del fatto che a Pisa piove in media un giorno su due, insomma sembra un automatismo sperimentale, sembra che quello deve essere come regola. C'è comunque un po' di soggettività, di scelta nostra di semplificare il problema. Ora, però ci si attorciglia un po' se si mette a parlare di questo tipo di discorsi, quindi lasciano il tempo che trovano. Quindi quello, comunque, diciamo, dai dati detti qua sopra io decido che la probabilità di piovere in un giorno è un mezzo e mi interessa sapere qual è la probabilità che piova 5 giorni su 7. Allora, molto semplicemente, adesso svolgiamo l'esercizio, e quindi una generica stringa di 7 giorni, per esempio, è questa. Quant'è la probabilità della generica stringa? Siccome ciascun valore non piove a probabilità un mezzo, piove a probabilità un mezzo, qui siamo in una situazione paradossalmente semplice, non conta neanche sapere se piove o non piove. La stringa ha comunque probabilità 1 su 2 alla settima. Se invece la probabilità di piovere o non piovere era diversa, era un po' più difficile l'esercizio e si faceva lo stesso, era solo un pochettino più lungo da scrivere l'esercizio. Qui è paradossalmente semplice, ogni stringa ha la stessa probabilità, 1 su 2 alla 7. Stiamo supponendo, come ho detto silenziosamente, che i giorni siano indipendenti, altrimenti non avrei potuto usare questa regola del prodotto. L'allarme scatta quando prendo settimane, stringhe A con 1, A con 7, che hanno un numero di uni, un numero di piogge, maggiore o uguale a 5. Quindi devo sommare tutte le probabilità di singoli esiti elementari al variare di tutti i singoli esiti elementari che hanno almeno 5 successi. Faccio la somma su tutte le stringhe che hanno una numerosità maggiore o uguale a 5 di uni, di questo numero costante, 1 su 2 alla settima. Quindi 1 su 2 alla settima è un fattore e devo solo calcolare la numerosità, la cardinalità dell'insieme delle stringhe che hanno almeno 5 uni. Quindi il problema è riportato a un problema combinatorico, in un certo senso di natura diversa da quello di cui ho parlato fino adesso, che è il problema combinatorio di calcolare la numerosità delle stringhe lunghe 7, le stringhe lunghe 7, che hanno almeno 5 uni. Allora, qui essendo un'altra materia non mi sto a dilungare, nelle stringhe lunghe M avere esattamente K uni, sono tante così, questa formula del coefficiente binomiale dice quante sono le stringhe lunghe M con esattamente K uni, quindi la cardinalità richiesta nella slide precedente è la somma di questi coefficienti binomiali, dove 7
l'ho messo al posto della M nella formula di sopra perché è la lunghezza totale della stringa. K è il numero di uni che deve variare, essere o 5 o 6 o 7, perché mi vanno bene tutte le stringhe in cui piove 5, 6 o 7 giorni. Quindi devo sommare questi tre coefficienti binomiali, che ovviamente ho fatto con la calcolatrice, e viene questo numero 29. E quindi la probabilità che scatti un allarme è 1 su 2 alla settima per 29, viene un certo numero, 0,23, e la protezione civile ragionerà di conseguenza su questo numero. Ecco. Ah, scusate, sono un po'... Ah, forse sì, mi sono sbagliato, grazie, sono un gran pasticcione. Sì, hai proprio ragione, grazie mille, correggerò questa cosa. Ecco. Si è ribellato pure al computer al pasticcio che ho fatto, quindi avete proprio ragione. Prendete solo la scrittura del coefficiente binomiale e non la sua riscrittura, ho mescolato due formule diverse, ho sbagliato. No, non l'ho messo 5 giorni consecutivi. È stato chiuso il programma del puntatore per quello che vede la manina. Ma come ho fatto io a chiuderlo? No, è chiuso dall'applicazione dentro. Non so se le interessa andare avanti così, se no un minuto glielo metto apposta, come preferisci. Ma a me andrebbe bene così, ma perché? Non perché? Si vede lo schermo, però. No, quello lo rimetto io. Non si vede più. D'accordo, sì. No, dunque, si può fare l'esercizio coi 5 giorni consecutivi, anzi, diciamo, la slide successiva, però ancora non si vede la slide, aspetta, un attimino, ecco, anzi la slide successiva parla proprio di questo, cioè questo è un esercizio, poi dopo si può modificare l'esercizio in vari modi e bisogna stare attenti a non trasferire il risultato di questo esercizio su altre affermazioni, nel senso, se la protezione civile si chiede qual è la probabilità che nel mese di novembre ci siano 5 giorni consecutivi di pioggia, quella è una domanda diversa da quella che abbiamo affrontato. Persino complicato il legame è chiedersi, se la protezione civile si chiede qual è la probabilità che nel mese di novembre ci sia una settimana, cioè una settupla di giorni, con 5 giorni di pioggia dentro. Noi lì abbiamo risolto, data una settimana, qual è la probabilità che ci siano 5 giorni, ma che dentro un mese ci sia collocata da qualche parte una settimana con 5 giorni è un'altra ancora domanda. Non difficile è proprio quella dei giorni consecutivi vista all'interno del mese, cioè chiedersi qual è la probabilità che nell'arco di 30-31 giorni ci sia una cinquina consecutiva di giorni di pioggia non è difficilissimo, perché uno può ragionare un po' con una successione di ragionamenti. Prima dire questa cinquina deve avere un punto d'inizio. Allora, la probabilità che il punto d'inizio ci sono, diciamo, grosso modo 25 valori possibili del punto d'inizio, perché bisogna lasciargli lo spazio. Insomma, ecco, ci sono dei ragionamenti non difficilissimi per calcolare la probabilità di una cinquina di seguito, che però è un'altra domanda, quindi ecco, un'altra cosa, insomma. E forse più interessante quello della cinquina, quindi non, era proprio solo per far vedere un potenziale esercizio. E alcune frasi che ho messo qua parlerebbero proprio di questo fatto, cioè del fatto che ci sono altre domande altrettanto interessanti o più interessanti e non vanno confuse tra loro perché non sono equivalenti, d'accordo? Ah, e poi invece molto più importante, cioè altrettanto importante, scusate, è il discorso che naturalmente la protezione civile dà l'allarme se la quantità di pioggia supera un certo livello, e quindi invece semplicemente di 0,1 bisognerebbe introdurre una grandezza numerica che misura la quantità di pioggia e avere delle statistiche a priori sulla quantità di pioggia e sulla base di quello chiedersi qual è la probabilità che con giorni ripetuti di pioggia la quantità totale superi una certa soglia. Tutte cose fattibilissime, perché se siamo riusciti a risolvere questo esercizio con la dovuta fatica si risolvono anche quegli altri, semplicemente non c'è nessuna ragione che io faccia tutti gli esercizi possibili. Un pochettino decisamente più difficile, anche se è fattibile pure quello, è eliminare la restrizione dell'indipendenza. Ora
da qualche parte è scritto. Ecco, la restrizione dell'indipendenza di un giorno dall'altro ecco, è scritta qua sopra. La pioggia non è indipendente tra i diversi giorni, e eliminare l'indipendenza è sempre tra le cose più complicate in assoluto, per cui molto spesso se si elimina l'ipotesi di indipendenza, che purtroppo non è quasi mai verificata nella realtà, allora ci si deve in genere affidare a metodi numerici, cioè non si riesce più con le formule esatte a saltarci fuori, ma qualche volta sì, ecco, però diventa molto complicato, allora lì i modelli ci sono, si possono fare, però sono più complicati. Ecco, un altro concetto che verrà utilizzato molto più nell'altra presentazione dopo è quello di probabilità condizionale, molto semplice, mi spiace, sicuramente conoscete tutte queste cose, ecco, quindi alcune cose sono straovvie e spero che ci sia qua e là qualche elemento di curiosità. Se supponete che un certo evento all'interno dell'universo, un certo evento sia noto, nel senso per qualche ragione si è svelata la realtà su quell'evento, oppure è un fatto puramente ipotetico, uno dice se quello fosse noto cosa potrei dire, quindi può essere anche puramente ipotetica, ecco, nel momento in cui supponete che un evento sia noto, il suo risultato sia noto, questo modifica la probabilità di tutti gli altri, di tutti gli eventi, di se stesso e di tutti gli altri. Per esempio, per dire una banalità, se sapete che un evento B è noto, si è verificato, la probabilità che B si verifichi è 1, se sapete che si è verificato, e la probabilità che si verifichi il suo complementare è 0. Ma prima non era 1 e 0, quindi la probabilità di B magari vale 0,57, però nel momento in cui supponete che B sia verificato, la probabilità di B diventa 1 e la probabilità del complementare diventa 0, cambia rispetto a prima. E poi allora c'è anche una formula generale che alla fine, insomma, si può all'inizio si può chiedere se ci siano varianti o non varianti di questa forma, però alla fine varianti non ci sono. Questa è la formula corretta. La probabilità di un evento nel momento in cui B è noto si ottiene semplicemente da questa operazione, semplicemente nel senso proprio che c'è l'idea che dell'evento generico A bisogna prendere la sua parte comune a B. B è noto, bisogna prendere di ogni A la parte comune a B e calcolare la probabilità di questa parte comune. Poi però va diviso per la probabilità di B, perché vogliamo comunque che la somma totale sia ancora 1. Cioè la nuova conoscenza di B deve essere come un dato acquisito che ci lascia dei dubbi ancora su altri aspetti di questo problema incerto, e la somma totale delle probabilità sugli aspetti ancora incerti deve continuare a essere 1, nonostante sia tutto modificato. Tutti i numeri si sono modificati grazie alla conoscenza della probabilità di B, della conoscenza di B. Però la somma totale deve essere 1, la somma totale 1 è garantita dal denominatore e il fatto di fare l'intersezione corrisponde a dire di ogni cosa ancora incerta c'è una parte in comune a B ed è quella che devo esaminare. E quando le probabilità, non tutte, quando di un particolare evento A la probabilità prima di ragionare su B e dopo aver ipotizzato B conosciuto sono la stessa, se non è cambiata, se non mi è cambiata la mia valutazione della probabilità di qualcosa prima di sapere che B era vero e dopo aver deciso che B era vero, vuol dire che A e B non si influenzano a vicenda, perlomeno che B non influisce su A. Siccome poi si dimostra matematicamente che non influire B su A, cioè lasciare invariata questa, equivale, è un fatto matematico, equivale a non influire A su B, essere invariata questa, un esercizio di una riga, allora vuol dire che non si influenzano a vicenda, si può riscrivere queste uguaglianze, si possono scrivere in maniera più simmetrica in questo modo e si decide che questa è la definizione di indipendenza.
due eventi sono indipendenti se non influiscono l'uno sull'altro, secondo la definizione di probabilità condizionale, il che matematicamente equivale a questa che è la più semplice regola possibile per il calcolo della probabilità di una cosa composita, diciamo, di un A intersecato a B, di dire che vale una cosa e simultaneamente un'altra, che è la regola che abbiamo utilizzato sugli esperimenti del processo di Bernoulli. A e B erano gli esiti, per esempio, del primo e del secondo esperimento, e avevamo stabilito che la probabilità che nel primo succedesse una cosa e nel secondo succedesse un'altra cosa era il prodotto della probabilità del primo per la probabilità del secondo. Non si influenzavano l'uno con l'altro. Fondamentale per le slide e i concetti del dottor Bevilacqua è questa formula di decomposizione delle probabilità, che dice che se volete calcolare la probabilità di un evento, sembrerebbe come dice, beh, calcola, invece che usare una lunghissima formula, invece può essere comodo riferirla a delle situazioni parziali. Se sapessi questo la saprei calcolare, se sapessi quell'altro la saprei calcolare, di per sé così non la so calcolare, ma la so calcolare se ipotizzo che è vero quello, la so calcolare se ipotizzo che è vero quell'altro. E la formula dice che allora così le cose funzionano, però bisogna conoscere tutti e quattro gli elementi scritti qua. Bisogna conoscere le probabilità condizionate a B e al suo complementare, e conoscere la probabilità di B e la probabilità del suo complementare. Quindi comunque richiede ampia conoscenza, però potrebbe essere l'unico meccanismo che abbiamo in pratica per andare a calcolarci la probabilità di un evento complicato. E questa qua sotto è la riformulazione nel caso di tanti, riferimento a tanti eventi diversi, B con 1, B con N. La regola è che questi B con 1, B con N, così come B e il complementare, devono essere partizioni dell'universo. Partizioni vuol dire che l'universo è stato proprio ripartito in insiemi disgiunti e la cui unione copre tutto. Se sono disgiunti e l'unione copre tutto, vale la regola o con B e il complementare, o la regola più generale. E questa è fondamentalissima ed è proprio la base di quello che vedremo più tardi come esempio concreto. Invece, rimanendo sulla teoria, vorrei discutere questo cambio di punto di vista drastico, che è quello di introdurre le variabili aleatorie. Le introduco da matematico, ma attraverso l'esempio, e cioè affermo che noi abbiamo fino adesso un universo omega di accadimenti e che magari è interessante estrarre delle informazioni numeriche da questo universo. Esempio di informazione numerica: ad ogni elemento di questo spazio omega, ad ogni stringa di successi e insuccessi, io estraggo da questa stringa il numero di successi che ho chiamato N1. Estraggo un numero dalla stringa N1. Oppure estraggo un numero più banale, questo qua sotto. Ad ogni stringa di successi e insuccessi estraggo il risultato del capesimo esperimento, il numero dato dal risultato del capesimo esperimento, 0 o 1. Ho introdotto quindi questi sono due esempi di funzioni definite su omega a valori in insiemi numerici. Queste funzioni sono chiamate variabili aleatorie. La parola variabili aleatorie è suggestiva, anche se un pochino a volte fuorviante, nel senso sono delle grandezze. Un fisico ragiona per grandezze. Allora, questa qui è una grandezza. Nel problema concreto degli esperimenti, una grandezza è il numero di successi. Un'altra grandezza è l'esito nel capesimo successo.
la parola variabile è un alias di grandezza, aleatoria per ovvie ragioni, cioè una grandezza di cui finché non faccio l'esperimento non so quale sia il risultato, una grandezza con risultato ignoto fin tanto che io non faccia veri e propri esperimenti. Incidentalmente all'interno di questa slide il motivo per cui ho chiamato S il numero di successi è perché questo S è la somma degli X con K. Siccome X con K vale 1, assume il valore 1 ogni volta che c'è un successo, se sommate gli X con K state sommando tanti uni quanti sono i successi e quindi vi viene il numero di successi. E questo fatto, questa identità è assolutamente fondamentale, è elementare ma assolutamente fondamentale da ricordare più avanti. Sì. Sì, Scon K può essere visto esattamente come un proiettore perché è giustissimo, lo spazio omega è uno spazio prodotto e Scon K è il proiettore sulla coordinata cartesiana. Perfetto. Perfetto, esattamente. Ci sono dei dettagli, a me una cosa che mi scoccia tantissimo delle trattazioni ufficiali, per esempio, è il fatto che l'enfasi viene messa su dettagli tecnici, tipo c'è un dettaglio tecnico, quando si parla di variabili aleatorie c'è un dettaglio tecnico. In questo esempio qui, siccome lo spazio omega è finito, eccetera, il dettaglio tecnico sparisce. Però appena si va un po' più nel complicato viene sottolineato il dettaglio tecnico all'estremo. Certo, la traduzione matematica è importante, però insomma, fa perdere di vista un pochettino il significato delle cose. Quindi ho messo sotto al tappeto un dettaglio tecnico che magari conoscete benissimo perché siete istruitissimi su queste cose. Allora, però invece vorrei sottolineare il fatto che omega sparisce, cioè... E l'utilizzo delle variabili aleatorie che sono per ora, come le ho introdotto, sono proprio solo dei riassunti numerici, cioè invece di parlare degli esiti degli esperimenti li riassumo numericamente, o per esempio parlando dell'esito del cartesiano esperimento, o parlando del numero di successi, o parlando del numero di insuccessi, o magari di altre cose, per esempio un'altra cosa, perché uno dice magari ci sono solo quelli, no, ce ne sono degli altri, l'istante del primo successo, qual è l'istante? Se gli esperimenti sono uno dopo l'altro, qual è l'istante, nel senso, qual è il primo esperimento in cui vedo un successo? E così via, ce ne sono tanti di riassunti numerici, di informazioni numeriche che posso estrarre dallo spazio omega. E omega sparisce a quel punto, scusate, non volevo schiacciare questo, volevo il puntatore. Omega sparisce da questa trattazione dopo un po'. Cioè se uno si abitua non nomina più omega, nomina solo le variabili aleatorie. Le variabili aleatorie hanno un potere linguistico formidabile. Invece di scrivere la probabilità di tutte le stringhe, di tutte le sequenze di esperimenti, il cui numero di uni sia 5, scriviamo P S uguale a 5 e leggiamo probabilità che il numero di uni è uguale a 5. Cioè non c'è alcun paragone tra i due linguaggi. È cervellotico continuare a usare il linguaggio dello spazio omega e quindi viene completamente abbandonato e si parla solo di variabili aleatorie. Tant'è vero, negli articoli specialistici dei matematici, non degli applicativi ma dei matematici, lo spazio omega molto spesso non viene neanche nominato, insomma viene sottinteso che c'è, ma si parla solo di variabili aleatorie e cose analoghe alle variabili aleatorie. E quindi si arriva a un modo diverso di fare probabilità interamente basato sulle variabili aleatorie. Io ho insegnato 25 anni a ingegneria e ho deciso per partito preso che omega non lo introducevo praticamente mai. Poi lo introducevo lo stesso per fare determinati esercizi di un certo tipo. Però non collegavo mai, e quindi non è vero che non introducevo omega, lo introducevo per fare determinati esercizi, ma non collegavo mai omega alle variabili aleatorie. Ora, detto così, non l'ho mai detto a nessuno dei miei colleghi, se no mi licenziavano, però avevo deciso che era totalmente
una fatica concettuale inutile per una persona che volesse avvicinarsi alla materia fare questo collegamento. Le variabili aleatorie hanno un potere, un impatto intuitivo straordinario, semplificano il linguaggio. Il problema qual è? È che bisogna usare le regole giuste. E allora la cosa è che bisogna un po' imporre, e ogni tanto sembra un po' calate dall'alto, le regole giuste sulle variabili aleatorie, tutto lì. Mentre se si riesce ad avere più tempo e fare una trattazione in cui prima c'è l'universo omega, poi vengono le variabili aleatorie, eccetera, le regole giuste vengono fuori con più naturalezza. Quindi c'è solo un problema sulle regole. Se si fa tutto con le variabili aleatorie vanno un po' imposte le regole invece di poterle dedurre in maniera più pacifica, però non c'è proprio un paragone, minimo paragone sull'immediatezza della cosa. E traduciamo sulle variabili aleatorie alcuni concetti. Gli eventi indipendenti lo erano quando valeva questa regola, le variabili aleatorie sono indipendenti quando ogni accadimento, ogni evento a loro associato è indipendente tra le due. Quindi prendete questa scrittura X maiuscolo, la variabile aleatoria X maiuscolo, appartenenti a I, è un modo sintetico per descrivere una qualsiasi affermazione che riguarda la variabile aleatoria X. È un modo sintetico che riflette una cosa rigorosissima, rifletterebbe l'insieme di tutti gli esiti elementari, dei punti di omega, il cui valore attraverso la variabile aleatoria X appartiene all'insieme I, quindi non è una notazione inventata a casaccio. Però uno dice, X sta in I, Y sta in J, queste due affermazioni sulle variabili aleatorie sono indipendenti, la probabilità e la loro simultaneità è uguale al prodotto delle probabilità. Se questo accade per tutti gli I e i J, le variabili aleatorie si dicono indipendenti. Bernoulli non solo era lo schema, ma si dà anche il nome di Bernoulli a una ben precisa variabile aleatoria, la più semplice possibile, quella, la variabile aleatoria, che assume solo i valori 1 e 0 con probabilità P e 1 meno P. Questo disegno riassume un po' la filosofia che ho detto. Dietro di lui, da qualche parte qui, ci sarebbe lo spazio omega, e lei è una funzione da omega in, ma si vede, in realtà in questa scrittura si vede solo i risultati in arrivo. La variabile assume il valore 1 e 0 con certe probabilità. Dove è definita si è perso di vista e non si è perso quasi nulla nel perderlo di vista. Il simbolo per il seguito, se scrivo il simbolo B1P si riferisce a queste Bernoulli. P, ovvio cosa intendo, questo 1 è un po' fuorviante, non dovrei scriverlo, ma si capirà forse dopo. Quindi le B1P sono le Bernoulli di parametro P. Lo schema di Bernoulli, nello schema di Bernoulli ci sono le variabili di Bernoulli, ci sono le variabili di Bernoulli. Vi ricordate? Cioè, ora vorrei tentare non solo di avervi introdotto le variabili aleatorie così, credo, rigorosamente, però, ma anche proprio di fare alcuni collegamenti precisissimi con lo schema di Bernoulli. Lo schema di Bernoulli era questo spazio 0, 1 alla n con queste probabilità prodotto scritte qua. Se adesso uno su questo spazio omega mette questi proiettori, queste variabili con k che danno il valore dell'esperimento kesimo, questi proiettori, scopre due cose, nel senso che lo può dimostrare, che queste x con k sono indipendenti. Queste x con k sono indipendenti secondo la definizione di indipendenza che ho dato poco fa. E se guardo la singola x con k uguale a 1, la x con 1, la probabilità che la x con k valga 1 è p e che x con k valga 0 è 1 meno p. Cioè, vorrei che fosse chiaro che li devo dimostrare, non è che li dimostrerò adesso, però sono cose che si devono dimostrare, nel senso, io ho uno spazio omega su cui ho scelto di mettere una probabilità definita con questa formula. Introduco delle funzioni particolarissime che sono queste coordinate kesime
e affermo, ma quindi è un fatto da dimostrare, che sono indipendenti secondo la definizione data e hanno questa proprietà, che è la proprietà di 1 è P, la di 0 è 1 meno P. Quindi sono delle Bernoulli, quindi queste X con K sono delle Bernoulli e sono indipendenti. Dimostrato questo, che adesso non è che mi metto a dimostrare, accettato che questo si dimostra, è facilissimo, basterebbero 2 slide, lo schema di Bernoulli al macero lo spazio omega e questa formula della probabilità delle sequenze di esperimenti, lo schema di Bernoulli sono n variabili di Bernoulli indipendenti di parametro P. Quindi col nuovo linguaggio possiamo dire che lo schema finito di Bernoulli è una successione X con 1 X con n finita di variabili indipendenti di Bernoulli di parametro P. Aver messo tra parentesi il finita fa capire che semplicemente se io lo ometto devo semplicemente andare avanti con la successione. Se prendo una successione infinita, quindi una numerabile, di variabili aleatorie, tutte indipendenti di parametro 1 e tutte di Bernoulli, quello è lo schema di Bernoulli numerabile. Diciamo. Ecco, ciascuna, come c'è scritto qua sotto, in modo colorito possiamo dire che la X con K rappresenta il risultato del kappesimo esperimento, però dal punto di vista matematico è una variabile di Bernoulli di parametro P. È chiaro che questo linguaggio è molto più immediato del precedente. E questo ci aiuta a sviluppare della teoria. Vorrei tentare di far apprezzare pregi e difetti. La teoria è chiaro che costa un po' più di fatica, però poi dopo certe cose diventano automatiche dalla teoria e non sono più dovute tutte quante all'abilità combinatorica del singolo. La teoria cosa dice? C'è un teorema che dice, prima ho definito le variabili di Bernoulli, ora definisco le variabili aleatorie binomiali, chiamo binomiale una variabile aleatoria S che assume i valori 0, 1, n, con le probabilità un po' strane scritte qua, che hanno il coefficiente binomiale seguito da queste potenze. Esercizio divertente, fare la somma di queste al variabile di k e accorgersi tramite lo sviluppo del binomio di Newton che viene 1. Quindi questa qui è una prescrizione ammissibile di probabilità, perché la somma su k, per k da 0 a n, fa 1, qualunque fosse il valore di p scelto. Queste si chiamano le binomiali di parametri n e p e si indicano con bnp. Questo aiuta. Questo fa intuire che il b1p di prima era perché è un caso particolare di queste b1np. E quindi invece di scegliere un nome apposta si usa il nome delle binomiali nel caso particolare. E il teorema fondamentale, la cui dimostrazione peraltro non è complicatissima, quindi si può considerare un teorema di media portata, è che se prendo una sequenza, un processo di Bernoulli, una sequenza di Bernoulli, cioè x1, x con n, Bernoulli indipendenti, uno schema di Bernoulli, allora la loro somma S è una binomiale. La somma S era la stessa che ho introdotto prima, non è che è cambiata adesso che ho questo linguaggio più maturo, è la stessa di prima, e il teorema dice una binomiale. Sapendo il teorema, l'esercizio della protezione civile di calcolare la probabilità di avere almeno 5 giorni di pioggia su 7 vuol dire prendo una binomiale S di parametro con n uguale a 7, n uguale a 7 perché 7 è il numero di giorni, S è una binomiale e devo calcolare la probabilità che questa binomiale sia maggiore o uguale a 5. S, in quanto somma scritta qua giù, mi rappresenta il numero di uni, quindi il numero di giorni di pioggia, la probabilità che S sia maggiore o uguale a 5 è la somma per K uguale a 5, 6, 7 della probabilità che S valga K,
sostituisco la formuletta senza pormi problemi di abilità combinatorica che mi ero posto 20 minuti fa, e quindi in modo automatico arrivo allo stesso valore. Quindi ecco, questa slide spiega che raccontando le cose ordinatamente, quello che prima era una cosa che richiedeva la fantasia di saper collegare tutta una serie di cose, diventa un automatismo, l'ho sperimentato per moltissimi anni nell'insegnamento, che una volta assimilato questo automatismo, i ragazzi svolgevano problemi di questa natura proprio in automatico, senza mai dover immaginare che c'era un problema combinatorico dietro complicato. Avevano assimilato che il numero di successi in sequenza di esperimenti si descriveva con una binomiale, bisognava fare un calcolo con le binomiali, e tutto era diventato diciamo parte di una teoria che aveva fornito degli strumenti forniti da una teoria. C'è qualche altro piccolo elemento, prima che ci interrompiamo, che è utile ricordare, ma forse ho messo troppe slide, quindi ne taglierò alcune perché ci sono degli esempietti in più che si possono saltare. Il concetto di valore atteso o media aritmetica, se vogliamo, è un pochettino più volgare ma va bene lo stesso, viene introdotto, non do la definizione, rappresenta un valore centrale della variabile aleatoria. Il concetto di varianza viene introdotto per le variabili aleatorie e descrive lo sparpagliamento, la dispersione della variabile aleatoria, però la descrive attraverso un'operazione quadratica, quindi uno prende la variabile aleatoria, gli sottrae la media, il valore medio calcolato prima, e fa il quadrato e poi rifà il valore medio, e quindi sta facendo uno scarto, fa questo scarto quadratico medio, e questo quadratico è un po' critico dal punto di vista applicativo, e quindi conviene sempre ricordare che bisogna fare una radice quadrata di questa varianza, chiamata universalmente sigma nella teoria della probabilità, chiamata deviazione standard, volevo dire, ma indicata con sigma, che riporta all'ordine, alla grandezza originaria, diciamo. E questo sigma descrive davvero lo sparpagliamento nell'unità di misura della variabile originaria. L'indipendenza ha delle conseguenze che non esito a dire travolgenti, perché l'indipendenza tra due variabili aleatorie, per esempio, fornisce questa regola che con troppa ingenuità può sembrare la più facile regola mnemonica da ricordarsi, ma è totalmente assurda se uno ci pensa, perché essendo la varianza un quadrato, in sostanza a parole, almeno a parole, qui c'è scritto che il quadrato della somma è uguale alla somma dei quadrati, scordandosi del doppio prodotto. Ecco, quindi è una regola quindi con una grossa profondità dietro. Il quadrato della somma ovviamente è la somma dei quadrati più il doppio prodotto. Il punto è che quando poi si va a calcolare il valore atteso del doppio prodotto fa zero, perché l'indipendenza ha delle conseguenze speciali a livello dei prodotti, per cui guardando poi tutti i dettagli dei calcoli si vede che fa zero, ecco. E quindi viene per davvero che la varianza della somma è uguale alla somma delle varianze nonostante siano dei quadrati. Se uno per esempio volesse esemplificare l'utilità di questa cosa, può farlo all'interno della teoria del rischio. Detto in una frase, senza leggere questa e la prossima slide, sulla base di questa identità è chiaro che conviene suddividere il rischio tra fonti, tra oggetti o fonti di rischio indipendenti, piuttosto che focalizzarsi su una sola, grazie a questa proprietà qua. Se uno vuole trasformare questa frase, questa intuizione in una cosa formale, ci vuole qualche minuto, e mi sono accorto che forse sto prendendo
po' più tempo di quello che pensavo, è piuttosto carino, provo a leggerlo rapidamente, poi magari leggendo più attentamente, se uno è interessato, legge più attentamente le slide o altre cose, lo approfondisce. Uno pensa, lo leggo un po' rapidamente, uno pensa di avere un capitale N che può dividere in azioni di tipo A o azioni di tipo B. E indichiamo con V di A il valore di queste azioni, di un'azione di tipo A, e V di B il valore dell'azione di tipo B, e T perché il valore cambia nel tempo, il valore cambia nel tempo. E supponiamo che al tempo zero, quando compro, le due azioni abbiano lo stesso valore unitario deterministico, me le vendono con valore 1. Poi però al variare del tempo queste cominciano a essere aleatorie, hanno una variabilità, c'è di mezzo la varianza di queste azioni, del valore delle azioni. Supponiamo, per esempio, per semplicità, che la media E rimanga 1, quindi le azioni in media continuano a valere 1, però hanno una varianza che cambia nel tempo e magari cresce, e la chiamiamo sigma quadro di T, la varianza. Allora, ci sono due strategie, una strategia è di investire tutto il capitale N in azioni di tipo A, oppure dividerlo a metà, oppure tutti i casi intermedi, ma ovvio che parlo solo dei due casi estremi. Quindi o compro N volte l'unità VA0, o compro N mezzo di l'unità VA0 e N mezzo di l'unità VB0. Poi trascorre il tempo, quando è trascorso il tempo mi ritrovo o con N volte VA di T, o con N mezzi VA di T più N mezzi VB di T. E ora si tratta solo di calcolare la varianza nei due casi. Se uno calcola la varianza nel primo caso e fa tutti i calcoli per benino, gli viene un certo valore. Se calcola la varianza nel secondo caso, qui abbrevio per motivi di tempo, e fa tutti i calcoli per benino che non sono difficili, trova la metà del valore precedente. Se pensa che la varianza, la variabilità di questo titolo è il rischio che stiamo correndo, perché più il titolo è variabile, più può darsi che al tempo t quel variabile vuol dire che mi si è abbassato, di quel tot della sua variabilità, si è abbassato. Quindi se la variabilità è poca, so che sono sempre attorno all'uno che io ho investito. Se la variabilità è tanto, posso aver perso tanto. Posso anche aver guadagnato tanto, però posso aver perso tanto. Quindi la maggior variabilità, qui è proprio la metà della precedente, la maggior variabilità dell'investire tutto da una parte vuol dire esporsi a un rischio maggiore, naturalmente anche esporsi, anche diciamo cercare di guadagnare di più, insomma, quindi è chiaro che il rischio ha già il contraltare del tentare di guadagnare di più. E poi sto quasi per concludere dal punto di vista matematico, perché la probabilità numerabilmente additiva è la teoria precedente, dove semplicemente si richiede che la famiglia F sia chiusa per unione numerabile e che la funzione P soddisfi la stessa regola della probabilità dell'unione uguale alla somma delle probabilità nel caso numerabile. Non aggiungo su questa cosa del numerabile altre slide, semplicemente queste sono le definizioni, diciamo, tradizionali nella probabilità moderna che vengono assunte. Non servono a niente se lo spazio omega è finito, ma chiaramente se lo spazio omega è infinito possono servire ed essere fondamentali per dimostrare i teoremi. Invece, come sommario per andare nella direzione dell'esposizione del dottor Bevilacqua, ci sono ancora 3-4 slide facili per dire questo. Di tutte le cose che ho raccontato, che servivano un po', mi sono permesso di dire delle cose molto elementari, ma un pochettino per ricondurre la matematica, magari una discussione che si espande molto verso la fisica, la geofisica, eccetera, eccetera. Di tutto quello che ho raccontato, la cosa principale che si utilizzerà è questa formula delle probabilità totali, che la probabilità di un evento si scompone come probabilità condizionale. Allora, per assimilarla ancora meglio, interiorizzarla in maniera assoluta, la vedo io, poi forse la rifarai vedere tu, pazienza se c'è una ripetizione, attraverso
quello che uno studente un giorno a lezione ingegneria, quando lo fece vedere, urlò: ma è l'alberino, perché lo chiamava l'alberino. La cosa mi è rimasta, perché questo è l'alberino. Allora, c'è una radice che è innominata, non è fondamentale. Da questa radice si suddivide in B e B complementare le possibilità. Può accadere B o può accadere B complementare. E poi può accadere A, in qualche modo, in conseguenza, non è proprio in conseguenza, però noto B ci possiamo, può accadere A o può accadere il B A complementare. Ma analogamente, scusate la mia incapacità con la cosa, può accadere A e A complementare in conseguenza di B complementare. Quindi è una diramazione logica dalla radice, può accadere questo oppure può accadere questo. Se accade questo può succedere, se accade questo può succedere. Se faccio un esempio, è tutto assolutamente immediato. Alla radice non do un particolare nome, però io a Bologna la settimana scorsa posso aver preso freddo, oppure può darsi che io non abbia preso freddo. Se prendo freddo può darsi che mi ammalo o può darsi che ce la faccio a non ammalarmi. Se non prendo freddo può darsi che mi ammalo lo stesso, perché qualcuno mi attacca un virus, oppure posso non ammalarmi. Cioè l'esito di ammalarmi può succedermi sia che io prenda freddo sia che io non prenda freddo. Però in qualche modo il legame tra queste cose è diverso. Allora io su questo alberino posso inserire dei numeri. Posso immaginare di inserire dei numeri. Se prendo freddo, la probabilità di ammalarmi la posso stimare a un mezzo, nel senso che so di aver preso freddo, ci sto attento, mi copro di più, eccetera, eccetera, però con probabilità un mezzo mi ammalo lo stesso per qualunque cosa faccia, oppure ce la faccio a salvarmi. Se non ho preso freddo, molto probabilmente non mi ammalo. Molto probabilmente non mi ammalo, con probabilità 4 quinti, tanto per immaginare dei numeri, non mi ammalo. Però può darsi lo stesso che riceva un contagio e mi ammalo lo stesso. Per applicare la regola dell'alberino però mi servono questi due numeri alla radice, cioè la probabilità di prendere freddo e la probabilità di non prendere freddo, che sono, volendo, un piccolo punto debole, perché in qualche modo forse qui c'era una maggior sensazione che stavo andando nel concreto e qui una sensazione che di nuovo mi ritrovo a dover decidere dei numeri un po' così. Però, vabbè, dipende dall'esempio. Ci sarà l'esempio in cui anche questi sono numeri abbastanza consolidati magari da un'esperienza, e questi pure, dipenderà problema per problema. In ogni caso, stabiliti tutti questi numeri, che cosa ci faccio? Ci faccio quello che, per motivi molto più altolocati, che ne so, Feynman chiamava la somma lungo i cammini. Prendo tutti i cammini di questo albero che portano ad ammalato, perché voglio calcolare la probabilità di ammalato. Se invece voglio calcolare quell'altra, prendevo quegli altri. I cammini che portano ad ammalato sono il cammino che va su freddo e poi da freddo ad ammalato. I cammini che portano ad ammalato, oppure quello che porta non prendo freddo, e questo non ci riesco, e poi non ce la faccio, non so come si faccia. Oppure non ho capito dopo un'ora come si fa, oppure porta ad ammalato, mi scappa via. Ecco, li avete visti i due cammini, uno che va in su verso ammalato di là e uno che viene giù e va ammalato di là. Devo fare la somma lungo quei cammini, di cosa? Dei prodotti lungo il cammino, cioè lungo ciascun cammino faccio i prodotti e poi sommo su tutti i cammini. Sembra che dice, ma perché mi dite una cosa così elementare che la capisco? Perché se questo albero fosse più grosso, invece di essere tutto lì, avesse diversi strati, nasce il dubbio. Adesso cosa devo fare? Se ho
7 strati e un mucchio di ramificazioni. Esattamente la stessa cosa. Devo guardare tutti i cammini che mi portano ad ammalato nei vari modi possibili, fare a somma su tutti questi cammini e lungo ogni cammino fare il prodotto delle probabilità. Quindi è una regola di un'enorme semplicità ed enorme generalità. Qui l'ho solo riscritta in senso astratto. Vedete la stessa cosa dei numerelli riscritta in senso astratto. E qui l'ho solo riscritta di nuove parole, quindi probabilmente mi immaginavo che era bene avere delle slide in cui ripetevo le cose più volte, ma ve l'ho già detto in vari modi, somma sui cammini e prodotto lungo i cammini. E infine l'ultima slide è questa, che qui è il punto dolente. Se noi vogliamo usare un simile albero in un problema concreto, il problema è che bisogna decidere le probabilità da metterci. Poi dopo l'albero mi permetterà di calcolare una probabilità che mi interessa, la probabilità di ammalarmi. Devo riuscire a mettere le probabilità sopra, e allora ci saranno dei problemi in cui queste probabilità sopra sono in qualche modo istruite da dati sperimentali, e ci saranno problemi in cui sono terribilmente difficili, e allora mi devo basare su una intuizione anche umana, su una valutazione umana. E allora da qui si è aperta una teoria, messa in pratica da decenni, chiamata l'elicitazione degli esperti. Elicitazione degli esperti, forse Andrea racconterà anche l'aspetto, diciamo, folcloristico di questa elicitazione a cui lui ha partecipato, io una sola mi pare, ma tu probabilmente a diverse, in cui dei veri esperti accettano di sottostare a una situazione di elicitazione in cui, che vuol dire, devono dire queste probabilità. Devono dichiarare queste probabilità sulla base, se per esempio sono esperti di vulcanologia, devono dichiarare delle probabilità sulla base di cosa? Uno dice, ma cosa sono campate per aria? No, quelli lavorano da 30 anni nel campo, hanno visto eruzioni vulcaniche in giro per il mondo per 30 anni, non hanno fatto altro che leggere articoli di quello e di ragionare del perché e del per come possono succedere una certa cosa. E quindi se dicono che la probabilità secondo me è un quinto rispetto a 4/5, tentano di dirlo con ragione di causa, mentre dati sperimentali su quel particolare vulcano per cui esprimono i numeri non ci sono, e quindi devono farlo per estrapolazione di tutte le conoscenze che hanno. Usano l'immenso processore che è la loro mente con la cultura che hanno per produrre questi numeri in mancanza di cose. Oltre a questi numeri, la cosa più difficile che si chiede a questi esperti è di dire l'incertezza che hanno su questi numeri. Mettiamo che osino dire che una certa probabilità, quella per esempio di ammalarsi, è 0,5, gli si chiede anche, ma 0,5 più o meno cosa secondo te? E lì veramente diventa anche divertente sentire le risposte, mentre sullo 0,5 sono molto bravi, su quell'altra cosa non percepiscono a volte quanto deve essere invece molto grande l'incertezza che devono dichiarare, eccetera, oppure la dichiarano così grande che vanifica il problema, eccetera. Quindi, però, al di là del divertente, ecco, fanno un tentativo di quantificare anche l'incertezza con cui ci hanno detto la probabilità da mettere sull'alberino. Quindi è un secondo livello di incertezza. Le probabilità stanno parlando di un'incertezza che abbiamo, e c'è un'incertezza sulla dichiarazione probabilistica. Come credo spiegherà in maniera concreta Andrea, nel momento in cui su un alberino inseriamo non solo dei valori 0,5, ma anche un'incertezza, questa andrà a propagarsi e magari unendosi complicatamente, in maniera complicata, le incertezze sugli altri rami, e a produrre un'incertezza finale nel risultato finale. La probabilità finale di A decomposta lungo l'albero in tutte le storie, eccetera, eccetera, avrà un'incertezza che subirà l'accumulo logico di tutte quante in maniera così, ecco.
Questo è un pochettino un'illustrazione anche di come queste cose dell'albero poi dopo possono diventare concrete con i problemi concreti di determinare i numeri di cui si parla, non solo quello di applicare la formuletta delle probabilità totali, ecco, ma quello di scegliere i numeri in gioco nelle applicazioni, sono ovviamente le domande più complicate. Io mi fermo qui e spero di non aver sbagliato i tempi, insomma, grazie mille. Di pausa, benissimo, e poi dopo riprendi tu. Io mi presento, sto svolgendo un postdoc all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e ho completato il perfezionamento qui nella scuola. E fin dopo la laurea in matematica mi sono occupato di stime di pericolosità in contesto vulcanico e quello che vi faccio vedere adesso un po' anche diciamo anticipato dalla presentazione di Franco è diciamo un esempio dell'utilizzo di probabilità tutto sommato elementare in contesto vulcanologico per fare stime di pericolosità e di rischio che hanno sono due concetti diversi ma collegati fra loro. Allora, metto giù. Iniziamo con cosa è un'eruzione vulcanica, molto brevemente. Un'eruzione vulcanica è semplicemente quello che vedete, questo è un esempio dell'eruzione più potente a livello di intensità. Esiste una scala che si chiama indice di esplosibilità vulcanica, che è una scala logaritmica somigliante a quella che si usa per i terremoti. Questa è l'eruzione più forte secondo quella scala di cui abbiamo fotografie che sia avvenuta nel secolo scorso, e è quella del Pinatubo. E un'eruzione vulcanica è un'emissione di gas e magma sulla superficie della Terra. E il magma è una mistura di roccia fusa, cristalli e gas disciolto e l'uscita del gas in soluzione può creare esplosività durante l'eruzione. Il vulcano semplicemente è la struttura geografica creata una qualsiasi struttura geografica creata dalle eruzioni vulcaniche, cioè può essere una montagna, un'ampia depressione come nel caso delle caldere vulcaniche o anche una semplice frattura come nel caso di eruzioni di natura effusiva o debolmente esplosiva con fontanamenti come quella abbastanza famosa che è stata il Bárðarbunga in Islanda l'anno scorso e un paio d'anni fa in realtà. E diciamo, la probabilità dove entra in gioco? Entra in gioco nel problema di previsione delle eruzioni vulcaniche. E cosa significa previsione? Si cerca di andare a stimare il luogo e l'estensione dell'apertura eruttiva che sprigiona l'eruzione, il tempo d'inizio e la durata dell'eruzione, il volume o massa del materiale eruttato e la tipologia dell'eruzione e degli scenari pericolosi che sono associati ad essa. E questo perché? Perché a livello di interesse della protezione civile e di chi ha interesse a mantenere delle attività produttive o di vita in vicinanza dei vulcani, ma anche non, perché alcuni fenomeni pericolosi hanno una scala di impatto di natura continentale, come nel caso della dispersione di ceneri, avete tutti in mente l'esempio degli Iafallajökull nel 2010. L'eruzione vulcanica è legata a molteplici fenomeni pericolosi. Qui ho allegato una figura che riassume i fenomeni pericolosi che sono associati a un'eruzione che è pubblicata dal Geological Service degli Stati Uniti e anche prima dell'eruzione, durante tutta la fase dell'eruzione e dopo la fine delle eruzioni c'è la possibilità di terremoti distruttivi perché a bassa profondità sui versanti del vulcano o in vicinanza di esso. Questi terremoti possono creare frane di versante dell'edificio vulcanico associate a esplosioni laterali o tsunami se il vulcano si trova vicino alla costa e quando l'esplosione effettivamente avviene ci sono bombe vulcaniche anche del diametro di metri di che possono... La lente si è distrutta. Ah, no, va bene. Ah, così è meglio, grazie.
E associati all'esplosione possono esserci bombe vulcaniche, delle quali è necessario andare a stimare la possibile gittata alla quale possono arrivare, come per esempio è successo anche in concomitanza con esplosioni tutto sommato limitate per il vulcano Stromboli o l'Etna, anche a distanza di chilometri dal summit del vulcano. E la caduta di cenere, i flussi piroclastici che sono valanghe di materiale ad alta temperatura, flussi lavici che chiunque si immagina quando pensa in eruzione vulcanica, e flussi di fango e detriti che possono avvenire anche a distanza di secoli dall'eruzione, e infine gas ed aerosol vulcanici che hanno effetti anche di media durata, nell'indice dell'ordine di mesi, anni, a una media distanza dal vulcano. Questo significa anche a distanza di centinaia di chilometri dal vulcano si può avere un incremento per esempio dell'anidride solforosa nell'aria, con conseguenze nefaste per la salute dei vegetali, degli animali e delle persone. Quindi tutti questi tipi di fenomeni pericolosi, per essere stimati, hanno bisogno dei dati legati all'eruzione, cioè il luogo, il tempo, il volume, la tipologia. Questo perché? Perché a livello di previsioni è importante stimare quello che si chiama la pericolosità e dopodiché il rischio. Il rischio è quello che interessa dal punto di vista pratico la protezione civile alla fine. Il rischio associato a un fenomeno pericoloso è una misura della quantità di persone uccise o beni distrutti dal fenomeno pericoloso. Cioè per ogni intervallo di tempo delta T, o comunque un intervallo di tempo T come T1, T2, e ogni regione geografica di interesse si definisce il rischio di questo insieme, spazio per tempo, si dice il rischio come il costo dei danni subiti dalla regione A nel tempo T, in caso in cui F si verifichi, e questo è il rischio relativo, oppure con la probabilità che l'evento si verifichi. E quantitativamente è definito dal prodotto di tre termini: la pericolosità, che è qui dove ci ricolleghiamo con la teoria della probabilità, la probabilità che la regione A sia raggiunta dal fenomeno pericoloso nell'intervallo di tempo T, e questo si ottiene grazie all'applicazione di modelli fisici a partire dalle previsioni sulle eruzioni. E poi gli altri due termini dell'equazione del rischio sono l'esposizione, che è una misura E del valore dei beni presenti nell'area geografica ed esposti al fenomeno pericoloso, e la vulnerabilità. La vulnerabilità V può essere vista come una probabilità che una persona raggiunta dal fenomeno sia uccisa o un bene distrutto. Talvolta invece non è una probabilità, perché tiene conto del grado di ferimento o danno subito dall'asset che viene raggiunto dal fenomeno. E quindi quello che si ottiene è questa equazione qui, dove il rischio di un insieme è definito come il prodotto di pericolosità per esposizione per vulnerabilità. E questi termini ovviamente possono essere dettagliati. Con la pericolosità si può tenere conto dell'intensità del fenomeno che raggiunge l'insieme di la regione geografica di interesse, si può associare un'evoluzione temporale dell'esposizione, e la vulnerabilità può essere associata alla tipologia del bene e alla sua specifica fragilità. E in quasi tutte le agenzie di protezione civile nel mondo viene presentato questo schema che definisce il rischio, che spesso è misurato dal punto di vista economico, come diciamo la combinazione di questi tre elementi: pericolosità, vulnerabilità e esposizione. Dov'è che la matematica entra in gioco? Nella previsione delle eruzioni, soprattutto inizialmente. E i modelli deterministici vengono utilizzati molto in geofisica, che sono un fiorente campo di studio, ma previsioni deterministiche sono ostacolate, come avete anche visto nella lezione precedente di questo modulo, da fenomeni di complessità dei processi geofisici coinvolti, dalla loro natura non lineare, ma anche dall'incertezza nel ricostruire il fenomeno stesso. Quindi noi non sappiamo nemmeno come è fatto la parte profonda del sistema vulcanico. E quindi il sistema vulcanico viene studiato in maniera naturale come un sistema aleatorio di cui non abbiamo osservazioni complete. Quindi il sistema stesso è affetto da incertezza, come mostrerò con un esempio molto semplice nella prossima slide. E quindi quello che si fa nella pratica è che ognuna delle variabili quantitative che descrivono un'eruzione vulcanica
diventa una variabile casuale, quindi x è il luogo dell'apertura eruttiva, che può essere un punto nello spazio, un insieme limitato, z è il tempo dell'eruzione, anch'esso può essere un istante oppure un intervallo che ne rappresenti anche la durata, e v il volume dell'eruzione, che anch'esso può essere un volume totale come valore numerico singolo o una famiglia di volumi nel caso che si voglia classificare in maniera differenziata il tipo di materiale emesso dall'eruzione. E nella figura possiamo vedere un esempio di un'eruzione vulcanica con una foto vista dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove si vede un effetto particolarmente curioso. Ora, il vulcano è un vulcano Sarichev che è su un'isola che sta a sud della Kamchatka, sulle isole Kurili che collegano con l'isola più a nord del Giappone, e questa è la foto, l'unica foto che abbiamo degli istanti iniziali dell'eruzione, perché è una zona disabitata, ma si può vedere la formazione di una nube che si chiama nube cappello o Pileus sopra la colonna eruttiva. Potete vedere in basso nella foto l'isola da cui si è scaturita l'eruzione con il cono vulcanico che è un po' schiacciato dalla foto satellitare, e poi un po' più di colore chiaro una frana piroclastica lungo il versante del vulcano, e di colore più scuro la colonna eruttiva che sale nella stratosfera. La sovrappressione dei gas usciti dal vulcano ha aperto un buco nelle nuvole, e la parte sommitale della colonna eruttiva è associata a una nube che è generata dallo spostamento verticale del vapore acqueo che era negli strati bassi dell'atmosfera e che quindi si è condensato creando questa specie di cappellino sopra nuvole, che è un fenomeno piuttosto insolito, non succede spesso che abbiamo foto dall'alto di un'eruzione vulcanica. Comunque, quello su cui ci concentreremo nel seguito è la definizione di alberi di eventi legati alla tipologia dell'eruzione vulcanica, cioè si considerano una famiglia di scenari possibili e si fornisce un modello per la stima della loro probabilità, e questo modello è basato sulla formula delle probabilità totali che il professor Flandoli ha descritto poco fa, cioè si costruisce un albero di possibili eventi, uno condizionato all'altro, e grazie alla stima delle probabilità condizionali nei nodi si riescono a avere le probabilità sulle foglie dell'albero, che sono le probabilità degli scenari. Quello che avevo detto poco fa, noi stiamo trattando un sistema di cui la nostra conoscenza è affetta da incertezza. Quindi nella previsione delle eruzioni non ci si limita soltanto a stimare le leggi di variabili casuali, ma anche l'incertezza su queste leggi. E quindi, per fare un esempio, è come stimare il risultato di un lancio di un dado di cui non sappiamo il numero delle facce. Per fare un esempio banale, che un dado che abbia 6 o 20 facce, considerate qui probabili, un dado fair, la probabilità per esempio dell'evento E, che si ottenga un risultato maggiore stretto di 3, è 50% per un dado a 6 facce, ma è 85% per un dado a 20 facce. Se si rappresenta questa probabilità come una misura aleatoria, che non è niente di complicato, è semplicemente una misura affetta da incertezza, e si ottiene che in media la probabilità di ottenere un risultato maggiore di 3 è 67.5, che è un mezzo per 50, per un mezzo per 85%, però questa probabilità ha un intervallo di incertezza a sua volta che va appunto da 50 a 85%, e in questo modo descriviamo separatamente l'incertezza dovuta al lancio del dado, che è chiamata molto spesso incertezza aleatoria del fenomeno fisico, e quella dovuta a non conoscere le caratteristiche del fenomeno fisico, cioè il numero delle facce, che spesso è chiamata incertezza epistemica legata alla conoscenza, appunto. E quindi nella previsione delle eruzioni vulcaniche la quantificazione dell'incertezza, oltre alla stima delle probabilità, assume un'importanza cruciale ed è legata alla combinazione di queste due, diciamo, classi di probabilità, che sono la variabilità fisica del sistema vulcanico, che è una forma di casualità intrinseca come il lancio di un dado, e l'incertezza epistemica, che è dovuta alla nostra conoscenza imperfetta del dado o del vulcano. Per stimare l'incertezza epistemica ci sono vari metodi, e essa è, diciamo, ha varie fonti. Per esempio, corrisponde all'incertezza nella scelta del modello statistico con cui vogliamo trattare le previsioni,
ma anche l'incertezza sui dati che riguardano i, che sono utilizzati per impostare i parametri del modello statistico. E i metodi più comunemente utilizzati per la caratterizzazione dell'incertezza epistemica sono basati, come ha anticipato il professor Flandoli, su metodi di giudizio degli esperti, ossia si definisce l'incertezza epistemica quantificando e combinando le opinioni di un gruppo di persone. Ora, lui ha notato che, insomma, mentre la stima del valore centrale, quella diciamo di natura classica, quant'è la probabilità P in un nodo dell'albero, è per certi versi più semplice, e se un esperto ha un grado di conoscenza diciamo sufficiente del problema su cui gli viene posta la domanda, è facile che esperti diversi diano risultati simili. Quello che veramente cambia a seconda della persona è l'incertezza su questo valore che viene dato, e in questo ambito diventa essenziale combinare le opinioni di un gruppo di persone. Quindi, come diceva Franco, ci sarà l'esperto che diciamo sovrastima la sua capacità di rispondere alla domanda e quindi darà una incertezza molto stretta intorno al valore centrale. Altri esperti invece daranno un'incertezza estremamente ampia, e quindi rendendo di fatto la loro risposta quasi non informativa. E quindi combinando insieme un pool di esperti dopo una discussione, o magari reiterando sessioni diverse di elicitazione, si riescono a ottenere risultati sorprendentemente utili, soprattutto nelle decisioni che la protezione civile deve prendere rapidamente. È stato utilizzato molto, per esempio, dalla protezione civile britannica nella gestione della crisi del Montserrat. Montserrat è un'isola dei Caraibi che però fa parte dell'impero britannico, quindi è rimasta come una sorta di territorio d'oltremare del Regno Unito, e fin dagli anni 80 o 70, la fine degli anni 70, hanno iniziato a utilizzare metodi di giudizio degli esperti per gestire le crisi, e con un successo molto eclatante, che hanno evacuato le persone salvando la vita a queste persone sulla base di stime quantitative. E in aggiunta ai metodi di giudizio degli esperti ci sono ovviamente metodi bayesiani, cioè si parte da una misura di probabilità definita a priori, diciamo un'incertezza sulla stima di probabilità definita a priori, e quindi a sua volta per esempio potrebbe essere quella data dagli esperti, che poi viene affinata condizionando in base alle osservazioni che abbiamo. Questi metodi ovviamente possono essere utilizzati nel caso in cui abbiamo osservazioni da utilizzare, che in molti casi non è vero nel caso degli studi delle eruzioni vulcaniche, perché molto spesso c'è da prendere delle decisioni che non hanno delle osservazioni associate da poter utilizzare. E in figura c'è una foto di quello che resta dopo un'eruzione vulcanica molto famosa, quella del Mount St. Helens negli Stati Uniti, nello stato di Washington, che nel 1980 insomma ci fu questa eruzione che è cominciata con una frana. Quello che vedete è quello che resta del monte. Il monte è stato decapitato perché era un monte convenzionale, cioè fatto abbastanza a cono prima dell'eruzione. È franata fondamentalmente la gran parte della parte sommitale della montagna, e quello che è rimasto è un cratere aperto sulla valle, e nel centro del cratere negli anni immediatamente successivi si è formato un nuovo duomo lavico, che non è altro che un tipo di formazione lavica di lave molto dense, a alto contenuto di silice, un monticello di lava che rimane in loco e che può addirittura creare esplosioni successive, come infatti è successo nel momento in cui collassa il Duomo. Comunque è abbastanza, diciamo, insolito il fatto di vedere un anfiteatro, che è quello che resta della montagna. In una delle ultime slide mostro delle foto del momento in cui è avvenuta la frana negli anni 80, per capire un po' la scala del fenomeno. Cioè non tutte le eruzioni sono partono dalla cima del vulcano e lasciano la forma del vulcano invariata. Giudizio degli esperti strutturato. Nel momento in cui si chiede una domanda agli esperti, ora questo non sarà il caso dell'esempio che mostrerò alla fine, ma è nel caso generale in cui siamo interessati a avere non solo le stime probabilistiche, per esempio di un albero, dei valori numerici, degli osservabili di natura fisica, si richiede agli esperti di definire delle distribuzioni di probabilità, delle densità di probabilità,
tramite tre valori principalmente, solitamente. Qui nella figura ci sono due esempi. Supponiamo che la figura rappresenti la densità di probabilità dell'incertezza relativa a un valore numerico, e per esempio una probabilità P di un nodo di un albero di eventi come quello che ha mostrato il professor Flandoli, e allora gli esperti danno tre valori, il valore centrale e i due valori che sono un bound inferiore e un bound superiore alla stima. Sulla base di questi valori, che di fatto ci danno sia una risposta su quel più o meno che il professor Flandoli ha descritto nell'ultima slide, per esempio la probabilità di ammalarsi è 45% più o meno, ora quanto sarà, una ventina di punti percentuali. Ecco, questo si può rappresentare con delle densità di probabilità. La più comune è quella che si, diciamo, costante a tratti, che sulla base di un overshoot ai lati dei due valori di bound inferiore e superiore si definisce quanto oltre vogliamo andare. Per esempio, se gli esperti sono informati del fatto che un 5% della loro, del peso probabilistico verrà dato al di fuori dell'intervallo che loro forniscono, e tra, diciamo, i due estremi overshot e i percentili che gli esperti hanno dato vengono distribuite probabilità in maniera uniforme. Un altro modo che viene, scusate, continuo a puntare sullo schermo e mi sbaglio, un altro modo che viene comunemente utilizzato è quello di definire variabili triangolari, sempre sulla base dei valori che vengono dati dagli esperti. E una volta scelto il modello per definire, diciamo, la distribuzione di probabilità della risposta dell'esperto, queste risposte vengono combinate linearmente. E quello che si definisce è il cosiddetto decisore globale, che non è altro che una mistura delle probabilità date dagli esperti. E un aspetto cruciale è l'uso degli alberi di eventi per permettere agli esperti di rispondere alle domande, perché non ha alcun senso chiedere a un esperto una probabilità nella quale il modello da utilizzare non è chiaro. Ma molto spesso l'esperto nella sua risposta viene guidato tramite la costruzione di un albero di eventi, quindi non gli viene chiesto qual è la probabilità che la tale casa venga raggiunta da una frana nei prossimi 100 anni, ma gli viene chiesto diciamo, le probabilità condizionali dei vari livelli di un albero di eventi costruito anch'esso tramite discussioni con gli esperti, che riconduca questa probabilità della frana che raggiunge la casa, per esempio, sulla base di probabilità di natura più generale e che possono essere stimate con vari modelli di natura fisica o semplicemente con ragionamenti sulla base di dati raccolti con la loro esperienza sul campo. Quindi siamo arrivati alla definizione di alberi di eventi. Riprendendo la definizione che aveva dato Franco, qui ho utilizzato una notazione un pochino più di indici, un pochino più pesante di quella che aveva dato Franco quassù. Quindi un albero di eventi è un grafo, i nodi sono eventi in sequenza, c'è una radice solitamente, e a ogni livello dell'albero si ha una partizione dello spazio degli eventi. E cosa significa? Che per ogni n livello c'è lo spazio degli eventi, che è l'unione degli eventi associati a quel livello, e eventi con indice diverso sono disgiunti. E questa partizione è strutturata gerarchicamente. Cosa significa questa formula che ho scritto? Che se andiamo a livello n più 1, ognuno degli eventi del livello n viene ripartito senza che si vadano a rimischiare insieme, quindi saranno sottopartizioni della partizione che è stata definita a livello precedente. E questo non è niente di patologico, semplicemente si definisce una partizione gerarchica dello spazio degli eventi. E gli archi che collegano il grafo sono i nessi causali fra gli eventi. E quello che si fa normalmente è che al nodo ennesimo si associa una variabile discreta di legge PN sugli archi, legge discreta, che semplicemente è definita dai valori PH con ognuno dei nodi che sono collegati al nodo di interesse. La probabilità è ripartita discretamente tra questi nodi, e quindi quello che ha interesse dal punto di vista scientifico definire sono queste probabilità condizionali, sapendo di essere arrivati al nodo ennesimo qual è la probabilità che ci spostiamo ai nodi successivi.
E quello che si fa nella pratica è che se le probabilità, queste probabilità di passaggio fra i nodi sono stimate con incertezza, sono solitamente rappresentati con quelle che si chiamano le G beta. Le G beta sono semplicemente una generalizzazione delle Bernoulli che ha dato Franco poco fa. Sono delle Bernoulli in cui P è affetto da incertezza e sono molto utili perché la loro funzione di densità si ottiene in maniera abbastanza naturale con poche righe di calcolo a partire dallo schema di Bernoulli. E quello che è molto utile è che in caso di osservazioni si possono aggiornare. Mettiamo che abbiamo un albero di eventi e osserviamo un'eruzione che segue un determinato cammino lungo l'albero di eventi. Allora noi ci chiediamo com'è che questo può cambiare le stime che noi abbiamo fatto a priori delle probabilità dei vari nodi. Allora le beta ci permettono di aggiornare l'incertezza intorno alle stime di probabilità di condizionali di passaggio tra un nodo e l'altro in maniera naturale. Non parlerò oltre delle beta, però giusto per sapere che c'è un tecnicismo associato alla propagazione dell'incertezza e soprattutto alle osservazioni di natura che può permettere di aggiornare dinamicamente le stime in caso che un'eruzione avvenga. Ok, questo è un esempio reale di un albero di eventi pubblicato nel 2008 in un articolo scientifico che riguarda il vulcano Somma Vesuvio. Ora mi dilungherò leggermente a descrivervelo un po' nel dettaglio. Questo albero fornisce la probabilità degli scenari di pericolo potenzialmente generati da un risveglio magmatico del vulcano Somma Vesuvio. E quindi, non so se si legge nello schermo, spero di sì, comunque ve li rileggo in dettaglio. Si parte dalla radice dell'albero, che è l'arrest magmatico. Si fa la differenza fra arrest magmatico e arrest non magmatico, perché a volte i vulcani possono fare esplosioni di natura, si dice, freatica, che sono semplicemente legati al sistema idrotermale. Comunque qui si sono posti il problema di cosa succede se effettivamente c'è una nuova intrusione magmatica che risale dalla camera magmatica. E il primo livello dell'albero è la probabilità che ci sia un collasso di settore oppure no. Il collasso di settore è quello che è successo al Mount St. Helens, cioè un versante del vulcano che in seguito a sismi preeruttivi o seneruttivi crolla e quindi mette a nudo una parte del condotto e può creare delle esplosioni diciamo direzionate lateralmente o di natura diversa. E anche il Vesuvio potenzialmente potrebbe creare un fenomeno di questo tipo. Il terzo livello dell'albero riguarda la probabilità che effettivamente ci sia un'eruzione, perché finora abbiamo parlato soltanto di arrest magmatico o collasso di settore. Il terzo livello è lo stile dominante dell'eruzione, perché le eruzioni possono essere di natura dominantemente esplosiva o dominantemente effusiva, a seconda se i fenomeni principali sono dettati appunto dall'esplosione per il degassamento del magma in risalita e la frammentazione del materiale magmatico, oppure effusiva, semplicemente più dolcemente la lava esce dal condotto e se è più fluida scorre, se è più densa si ammassa come un duomo lavico vicino alla bocca eruttiva. E il quarto livello, l'ultimo di questo albero, riguarda l'intensità dell'eruzione e quindi si va, qui c'è una scala che fu pubblicata nel 2008 in un altro lavoro di un professore dell'Università di Firenze, il professor Cioni, che ha cercato di classificare, non utilizzando l'indice di esplosività, che è quella scala che avevo definito all'inizio, ma una scala di natura un po' più qualitativa, perché non tiene conto sull'indice di esplosività, riguarda il volume totale, ma a volte il volume totale non è chiaro, perché richiede anche quello dei lavori, dei modelli, perché non è che è facile anche su un'eruzione passata sapere quanto volume è uscito, anche guardando un'eruzione quanto volume esce. E allora lui ha creato questa scala sulla base di una serie di parametri, l'altezza della colonna eruttiva, quanto esce rapidamente il volume, quindi diciamo è una scala che è di natura più pratica per essere utilizzata e va da quello che si chiama emissioni continue di cenere, stromboliane volente, che non hanno niente a che fare con stromboli, è soltanto un'analogia che fa col tipo di esplosione, e poi subpliniane 1, subpliniane 2 e pliniane. Pliniane ovviamente rivà allo stile dell'eruzione osservata nel 79 da Plinio il Vecchio, e il 79 d.C.
E infine c'è un ultimo livello dell'albero che non è formalmente, diciamo, è un livello, diciamo, un livello della tabella che vi faccio vedere, non è un livello dell'albero, e dove sono elencati i tipi di pericoli che sono associati a un'eruzione di quel tipo. Quindi una volta che siamo arrivati in fondo alla foglia, a ogni foglia è associata una lista di possibili fenomeni pericolosi, e questi fenomeni pericolosi non sono eventi necessariamente disgiunti fra loro, e quindi l'analisi multirischio di come questi fenomeni pericolosi hanno un effetto combinato sulla vulnerabilità delle strutture a rischio è un fiorente campo di studio. E quindi, per farvi un esempio, supponiamo che ci chiediamo la probabilità che ci sia un pericolo di tsunami legato all'eruzione del Vesuvio. E allora andiamo a sommare con la formula delle probabilità totali tutti i cammini che portano a una foglia dove c'è lo tsunami nell'elenco dei pericoli. Quindi, per esempio, possiamo seguire il cammino che arriva alla Pliniana, in cui è lo tsunami, oppure la Suppliniana 1. Su Pliniana 2 quelle più deboli non è ritenuto possibile che generino uno tsunami, e poi lo tsunami può essere generato da un collasso di settore anche in assenza di eruzione, e a maggior ragione se c'è collasso di settore e eruzione esplosiva. E se alla protezione civile interessa la probabilità, che poi si chiama pericolosità, che si verifichi uno tsunami, basta che sommi, utilizzando quest'albero di eventi, tutte le foglie che hanno lo tsunami. E quello che è stato fatto in questo articolo del 2008 è stata una licitazione di esperti, in cui per ognuno dei nodi dell'albero è stata stimata la probabilità P Bernoulli, che si vada in un ramo oppure l'altro, e l'incertezza su questa probabilità, che è stata rappresentata come una variabile beta. Quindi in ognuno di questi piccoli riquadri che vedete nella figura... Oh, è stato tagliato, purtroppo. Quanto? No. Ah, no, ok, c'è uno zoom. Beh, benissimo. Allora, in ognuno di quei riquadri piccolini, in rosso, ci sono le densità di probabilità legate all'incertezza sulla stima di questa probabilità nel nodo. Quindi, per esempio, partendo dall'arrest magmatico, gli esperti hanno stimato che è molto più probabile che non ci sia un collasso di settore piuttosto che ci sia. Quindi P in alto è molto vicino a 1, mentre invece in basso la densità è tutta schiacciata sullo zero. Però comunque, andando avanti, nel caso in cui ci sia un collasso di settore, a quel punto diventa abbastanza più probabile che ci sia un'eruzione rispetto che non ci sia. In fondo è messo a nudo una parte profonda della montagna, e quindi anche lì, però c'è più incertezza, come vedete. Lo stesso, la probabilità è ammassata 1 in un caso e ammassata 0 nell'altro caso, però l'incertezza è più ampia. E poi, andando avanti, una volta che si è scoperchiato e che c'è un'eruzione, è molto più probabile che sia esplosiva, ma che sia effusiva, e quello è il livello successivo. E infine ci sono le tre probabilità, che sia un blast laterale l'eruzione, una pliniana, quindi con una colonna eruttiva che sta nella stratosfera sostanzialmente in verticale, oppure una suppliniana 1, che è un'altra eruzione con colonna eruttiva ma di natura più debole, quindi la colonna eruttiva è... diciamo, c'è un mass discharge rate più debole, la colonna è meno alta, ma al tempo stesso è più probabile che collassi in basso, creando flussi piroclastici. E quindi questo è un esempio, ma per tutte le varie foglie dell'albero è stata stimata una probabilità nel nodo e l'incertezza. E quindi quello che la protezione civile, se è interessata a usare questo albero, può fare per stimare la probabilità di uno dei fenomeni pericolosi è utilizzare propagare questa incertezza. E la propagazione è fatta in maniera numerica abbastanza semplice, perché si campionano le beta e con una simulazione Monte Carlo abbastanza semplice, e si usa la legge dei grandi numeri sulla base della simulazione Monte Carlo per vedere quali sono le distribuzioni di probabilità sulle foglie. E nella figura, nella foto, potete vedere la frana, il collasso di settore del Mount St. Helens. Ora, per darvi un'idea, la foto che vi ho fatto vedere nella slide precedente era da destra, e quindi quello che rimaneva era una sorta di l'anfiteatro, no, nemmeno, il teatro, l'esedra del vulcano dopo che questa frana è avvenuta. E quindi questo è quello che è successo, cioè dopo un terremoto di quasi sesto grado, che ci fu nel maggio, 18 maggio del 1980, una parte, un settore del vulcano si franò a valle, e potete già distinguere nella parte bassa più chiari sono le nubi di particolato legate alla frana, e più in alto, il nero,
è l'eruzione di natura magmatica che è stata sprigionata dal rimuovere di questo blocco enorme di roccia. Ora potete farvi un'idea di quanto, questa è una montagna che è alta più di 2000 metri, insomma potete fare avere un'idea della scala guardando la scala degli alberi in primo piano. Passiamo all'esercizio pratico che vi avevo anticipato. Allora, c'è un semplice albero logico che vi descrivo, che è un analogo del rischio vulcanico. Ora, siccome per fare delle stime di rischio vulcanico si richiedono competenze di natura geofisica che diciamo precludono a uno non esperto la possibilità di divertirsi a stimare le probabilità, allora io ho preso un albero logico, peraltro reale anche questo, l'ho scaricato da internet, da una presentazione della protezione civile, anche qui penso che sia britannica, comunque una cosa all'interno dell'Unione Europea, che andava a utilizzare un semplice albero di eventi per andare a stimare il rischio, gli scenari di rischio in caso di incendio in un edificio. E allora in questo caso la radice dell'albero è l'innesco dell'incendio e abbiamo tre livelli. Quindi sono gli eventi chiave legate al fenomeno, e sono il rilevamento del fuoco, l'allarme e l'evacuazione del personale dell'edificio e la funzionamento degli spruzzatori automatici che spengano l'incendio. E sulla base dei vari cammini che possono essere fatti si vanno a fare scenari di rischio, e quindi se tutto funziona si hanno danni minimi perché la gente esce e poi l'incendio viene spento. Se la gente non viene evacuata perché l'evacuazione non funziona in tempo, però gli spruzzatori funzionano, si hanno danni lievi, nel senso che magari la gente si agita, si fa male oppure semplicemente si bagna, hanno danni moderati nel caso in cui, grazie, nel caso in cui gli spruzzatori funzionino, gli spruzzatori non funzionino ma la gente ormai sia uscita dal palazzo perché è evacuata. Se no si hanno danni gravi nel caso in cui la gente sia lì e l'incendio non venga spento, e quindi sia nel caso in cui fallisce l'allarme e anche gli spruzzatori, oppure falliscono il rilevamento del fuoco per cui niente si attiva, e quindi in questo caso si hanno danni gravi. Che cosa viene, come viene utilizzato questo albero? Assumiamo di voler calcolare le probabilità dei quattro scenari di rischio, che sono scenari pericolosi tanto quanto le conseguenze di un'eruzione vulcanica. Quindi si hanno quattro scenari di rischio. Queste sono tutti scenari condizionati. Come avevo detto, questo è rischio, sono rischi relativi. Se si innesca un incendio, c'è questa probabilità che viene calcolata, la probabilità che ci siano danni gravi, danni moderati, danni lievi o danni minimi. Ma la probabilità che si inneschi un incendio, che possiamo chiamare probabilità P0, serve per associare a questi rischi un valore assoluto, cioè la probabilità che nei prossimi mesi o anni si raggiungano danni gravi a causa di un incendio. E quindi che cosa si fa grazie a questo albero? Si va a differenziare, come vi ho descritto, danni gravi, moderati, lievi o minimi, a seconda che l'incendio divampi e faccia danni oppure l'evacuazione riesca, questi quattro casi, le varie combinazioni possibili, e la probabilità di questi casi viene stimata con la probabilità dell'evento S1, S2, S3, S4 che vi ho scritto sopra. Ora qui ho fatto l'esempio che semplifica leggermente l'albero di eventi. Qui avevo differenziato nell'albero di eventi che ho anche stampato e vi verrà consegnato a conclusione della lezione. Andrea, forse su questo dettaglio che il fatto di consegnare una scheda è meglio chiarire una cosa. Sì. Non vi chiediamo di fare alcuna esercitazione qua, per puro divertimento, per mantenere una memoria delle cose che vi stiamo raccontando, vi diamo alla fine della lezione un foglio che a casa potete utilizzare se avete voglia per mettere voi i numeri e rendervi conto di qual è la complessità dell'uso di questo strumento, anche perché magari poi con gli studenti in classe potete eventualmente poi inventare degli altri problemi. Ecco, quindi non dovete fraintendere che ora faremo alcuna esercitazione. Avevamo pensato all'eventualità di farla, però ci siamo spaventati dell'aspetto interattivo, che poi ci diceste dei numeri che facciamo fatica a mettere nel computer per elaborarli, eccetera. Quindi semplicemente vi illustriamo cosa può essere l'utilizzo concreto di un piccolo albero dove tutti capiscono il significato.
e quale può essere eventualmente anche il modo di utilizzarlo voi, insomma, in classe per esercitare gli studenti a ragionare su questi numeri, a fare un calcolo di probabilità. Volevo solo specificare che è una cosa puramente ideale il fatto che c'è un'esercitazione, ecco, avrete un foglio e basta da utilizzare per conto voi. Nell'ultima slide vi faccio vedere un brevissimo esempio, una sorta di facile analisi di sensibilità elementare dell'effetto che hanno le probabilità P1, P2, P3, P4 sugli scenari di rischio, le pericolosità associate ai vari scenari di rischio. Io ho semplificato al caso in cui P3 e P4 siano uguali e quindi non si associa una dipendenza tra il funzionamento degli spruzzatori e il successo dell'evacuazione. Questo potrebbe essere un caso restrittivo perché magari gli spruzzatori non sono così automatici e quindi avere il personale sul posto può migliorare l'efficienza dello spegnimento dell'incendio, chi lo sa. Però diciamo nell'esempio banale che ho fatto ho associato P3 e P4, ho assunto che P3 e P4 sono uguali. E quindi che cosa succede? In basso sono un caso molto semplice della formula delle probabilità totali, quindi abbiamo qual è la probabilità che un incendio provochi danni gravi? È la somma tra la probabilità che l'incendio non venga rilevato più la probabilità che venga rilevato ma non funzioni né l'evacuazione né gli spruzzatori. E così di seguito, il secondo evento viene rilevato, l'evacuazione funziona ma gli spruzzatori non funzionano, quindi si hanno danni moderati, se no danni lievi, se l'evacuazione non funziona ma gli spruzzatori sì, e poi il caso più di successo, diciamo, quando tutto funziona. E quindi abbiamo l'effetto, un'analisi di sensibilità degli effetti della scelta di queste probabilità. Quindi, per esempio, andando a fare le assunzioni, ho fatto un certo numero di casi, un esempio pratico in cui tutto quanto abbia una probabilità piuttosto alta di funzionare, 90%, e quindi abbiamo che le probabilità dei quattro scenari di rischio siano distribuite così, come la prima riga. Se invece i sensori del sistema antincendio sono inefficaci, quindi hanno un livello di funzionamento al 50%, ma le altre due invece sia l'evacuazione è efficace che gli spruzzatori sono efficaci, rimane al 90%, le probabilità cambiano radicalmente, quindi si ha un abbassamento del caso in cui i danni siano lievi ma un innalzamento forte della probabilità che invece le cose vadano nel modo peggiore possibile, e così di conseguenza sui vari casi in cui ci sia un nodo debole nell'albero di stima del rischio o magari una coppia di nodi deboli come sono le prove in fondo, oppure tutti i nodi siano deboli e quindi si ha una sventagliata di possibili casi che permettono a un decisore che deve decidere dove investire per migliorare i vari aspetti delle contromisure in caso di incendio, può utilizzare questi valori per prendere la sua decisione. E infine, e questo è legato all'esercizio che uno può fare, che poi è l'utilizzo pratico che hanno le stime di pericolosità, è andare a fare delle stime di rischio. Io vi ho detto il rischio è il prodotto di pericolosità e esposizione per vulnerabilità. Che cosa succede se sappiamo il danno che viene subito in caso di il costo nel caso di danni gravi, moderati, lievi o minimi? Quindi uno può fare un esempio: nel caso che si siano danni gravi assumiamo un costo 10, un costo 5 se sono moderati, un costo 2 se sono lievi, un costo 0 se sono minimi, e quindi si possono fare delle stime del rischio, che niente è che tranne che il prodotto di questo valore di costo, che in teoria sarebbe vulnerabilità per esposizione, per la pericolosità stimata con l'albero di eventi, e quindi si ha una sventagliata di possibili rischi al variare dell'efficienza delle contromisure in atto. La stessa identica cosa si può fare per le eruzioni vulcaniche, viene tuttora fatta a livello di decisione della protezione civile. Non è tanto una responsabilità dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia fare le stime di rischio quanto della protezione civile, perché sono scelte che hanno conseguenze sulla vita comune delle persone, quindi quello che storicamente l'istituto fa è fornire le stime di pericolosità, quindi la probabilità che una certa cosa si verifichi. Poi la stima dei costi e benefici, anche nel caso in cui si venga effettuata l'evacuazione, viene svolta dalle agenzie di protezione civile. E due ultime osservazioni: in una vera licitazione le risposte, come vi ho detto, sarebbero associate a un intervallo di incertezza,
e la risposta sarebbe rappresentata da una variabile aleatoria. Quindi per esempio tutti i vari P nei vari nodi potrebbero essere campionati secondo delle variabili beta, e così alla fine abbiamo delle probabilità con una distribuzione di incertezza, e questa distribuzione di incertezza si riflette in maniera naturale col livello di rischio, sul costo. E infine la conoscenza della probabilità P0 di innesco di un incendio è essenziale per valutare il rischio in maniera assoluta. Se un'assicurazione vuole stimare quanto dovrebbe far pagare qualcuno che vuole assicurarsi contro un incendio, se non ha la probabilità P0 di innesco non può dare una stima. Quindi queste sono probabilità condizionate. Anche l'albero di eventi legato al Vesuvio era basato sulla probabilità della radice, ossia che ci sia un arrest di natura magmatica, e quella è una probabilità, quella è un'altra storia, nel senso che la probabilità della radice si stima utilizzando modelli matematici di un altro tipo, basati solitamente su processi puntuali che possono avere proprietà più o meno complesse, e sono basati sullo studio di cosa ha fatto il vulcano nel suo passato, per andare a stimare quanto sia probabile che si abbia su un intervallo di tempo futuro un suo risveglio. E spero di essere stato piacevole con questa parte più applicata della lezione. Per me o per lui? L'esempio che ha fatto il professor Flandoli della stima del rischio, assumere che la media al variare del tempo resti costante. Cioè, quando c'è un tipo, non so, un evento sportivo, eccetera, cioè, la risposta breve di fare, sì, insomma, una sorta di vedere appunto varie persone quanto. Chiamano martingale, e il termine martingale viene proprio dal contesto sportivo. Sì. Il discorso di questi alberi è un po' questo. Se uno si chiede, proietta per favore l'albero, sì, vero? L'ultimo, no, quello sì, dell'esercizio nostro, perché che è più leggibile, diciamo, sì, no, ma quello, non è questo qui, esattamente. Ah, è arrivato. Esattamente. Se uno si chiede qual è la probabilità che ci sarà un danno moderato di fronte a un incendio, oppure in una scommessa sportiva qual è la probabilità che succeda una determinata cosa, magari quella è molto complicata. Allora, se in alcuni problemi, non so dirlo nelle scommesse sportive, ma immagino di sì perché è abbastanza universale come idea, se uno riesce a scomporre la storia, ecco, riesce a tracciare una linea logica di causa effetti, insomma, il danno moderato accade accade ora ecco, qui diciamo non ci sono moltissime coincidenze nelle foglie finali, però diciamo, prendete l'esempio, no è troppo complicato, prendete l'esempio dei danni gravi. Come vedete, danni gravi avvengono in due casi diversi. Allora, se uno deve dire qual è la probabilità di un danno grave, comincia a entrare in confusione, poi dice un numero a caso, e immagino che nelle scommesse sportive magari possa succedere la stessa cosa di carattere psicologico. Se uno riesce a strutturare una logica dietro queste cose e dire, e quindi magari anche nel caso delle scommesse, ecco, devo dire, il risultato vincente della mia squadra può accadere o in questo caso oppure in questo caso, se invece accade quell'altra cosa no, e strutturare la cosa lì indietro, allora è possibile con la strutturazione di potersi porre delle sottodomande più accessibili, e quindi uno si chiede in maniera un po' più accessibile qual è secondo me la probabilità che lo spruzzatore automatico non entri in funzione nel momento in cui è stato squilla l'allarme, eccetera eccetera, qual è la probabilità che l'allarme non venga dato anche se viene rilevato il fuoco. Non che siano banali, è difficilissimo mettere anche quei numeri, però forse la filosofia alla fine è quella, ecco, che forse è più semplice porsi delle sottodomande condizionate nel caso che ci sia stato rilevato il fuoco, quante volte su 100 l'allarme verrebbe dato o meno, piuttosto che dire nel caso di un incendio quante volte c'è un danno grave. Non so neanche da dove cominciare a pormi il problema, insomma.
Quindi ecco, questa è un po' la filosofia per cui crediamo un po' in questa metodologia, che magari si applica anche nel caso delle scommesse. Il motivo per cui vi diamo il foglio è solo di pura memoria, ecco, uno avendocelo magari si diverte a ragionarci un po' e può cogliere può pensare se magari lo può utilizzare in classe. Nel senso, voglio anche dire questo, Andrea ha fatto vedere delle elaborazioni di questo specifico esempio molto avanzate, non è che ci pensiamo, io non le saprei minimamente mettere in pratica, bisogna col calcolatore fare delle simulazioni, eccetera, quando hai fatto vedere le slide successive a queste. Sono prodotti, ma perché hai messo delle incertezze su una cosa, hai visto come queste incertezze si propagano, hai fatto delle propagazioni di incertezza che sono un ragionamento molto complicato, ecco. Quindi non è che pensiamo che uno metta dall'oggi al domani in pratica tutto quello di cui si è parlato, ma rendersi conto della concretezza di porsi certe domande piuttosto che altre, questo può essere efficace. E al tempo stesso dietro c'è una semplice formula probabilistica, quindi è matematica, così. Spero che possa aiutare a pensare. L'altra cosa che uno può fare con tante persone è analizzare lo sparpagliamento dei risultati, che può essere sia lo sparpagliamento su un singolo rimettimi la slide, quale? È sparita la slide. Ah, no, non sono io. Volevo far riferimento all'albero, è sparito. Ecco, sia lo sparpagliamento su un ramo che lo sparpagliamento nel risultato finale, nel senso, supponiamo che in classe con 20 ragazzi uno chieda: ditemi qual è secondo voi, in caso di innesco incendio, nella prima diramazione, qual è la probabilità che il fuoco non venga rilevato? E allora ognuno dirà la sua opinione in tutta sincerità, però ci sono 20 opinioni, 20 numeri sui quali si può ragionare, ecco. Se fosse possibile avere i 20 numeri, fare un istogramma, uno ha un'immagine immediata di questa distribuzione di questi 20 numeri con l'istogramma, che corrisponderebbe poi in realtà a quei disegnini delle beta che lui aveva fatto vedere sui vari rami. E magari, anche se davvero un pochettino più complicato, però uno potrebbe poi, fissando i valori sugli altri rami, tenendo solo su un ramo, mettere lo sparpagliamento deciso dagli studenti, fissando il valore sugli altri rami in modo fissato da qualcuno, per esempio il valore medio che hanno detto gli studenti, un singolo numero, vedere come i diversi risultati detti dagli studenti sul primo ramo si ripercuotono in diversi risultati finali. Poi dopo nessuno ha la pretesa di aggiungerci, di andare a calcolare il rischio in base al danno che questo prova. Ci sono delle elaborazioni che naturalmente deve fare la protezione civile, un gruppo di esperti, eccetera. Però può darsi che all'interno di queste cose ci siano delle possibili esercitazioni con dei gruppi. Io le ho viste fare con dei gruppi di esperti, alla fine erano come degli studenti perché non capivano nulla di probabilità e bisognava dirgli tutto, però alla fine era molto interessante e scattavano dei ragionamenti, insomma. Quindi chissà, magari vi vengono delle idee, per questo che vi lasciamo un fogliettino con le cose in bianco da ragionare ognuno per conto vostro. Sì, ecco, e dal punto di vista del decisore politico, cioè quando si presentano queste cose al decisore politico, amministratore o altro, qual è la reazione di solito? Dipende. Diciamo, in molti casi c'è una reazione di deresponsabilizzazione, quindi il decisore politico vuole deresponsabilizzarsi sulla base dei dati che gli vengono dati. Il decisore politico vuole una cosa nera o bianca, in modo da non avere la responsabilità della scelta. E quando poi capisce che noi gli stiamo dando una probabilità, e ancora peggio, questa probabilità ha un intervallo di incertezza, allora la reazione è dire: allora non serve a niente. E invece no, il decisore politico deve utilizzare queste informazioni e poi prendersi le sue responsabilità. E quindi c'è una prima reazione positiva, ma perché non ha capito, poi dopo capisce, è negativa, e poi se è saggio la sa valorizzare.
domanda relativa appunto a questa questione della decisione, no? E nel caso dell'eruzione, lì la decisione va presa a caldo, naturalmente, a differenza del caso del sistema d'allarme che si prende a freddo e poi... Dunque c'è ovviamente un'evoluzione temporale, no? Cioè l'eruzione segue, per cui per esempio la prima biforcazione frana o non frana una parete, ecco, nel momento in cui è franata allora si sa che si è nel sottografo che parte da lì e quindi vengono ricalcolate tutte le probabilità eccetera eccetera. È realistico questo, cioè i tempi di evoluzione del consentono questa, per cui per esempio all'inizio si decide il decisore, supponendo che sia illuminato e che non si arrabbi col probabilista, ma decida di non dare l'allarme, poi visto che franata lo dà per una certa zona. È una cosa concreta, no, o è puramente teorica? È una cosa concreta, esattamente le probabilità che sono stimate nei nodi dell'albero dopo, per esempio, l'evento del collasso di settore, sono le probabilità scelte a freddo che gli esperti si aspettano per gli eventi successivi al collasso di settore. Quindi è perfettamente rigoroso nel momento in cui il collasso si verifica che tutta la massa di probabilità finisce in quel sottoalbero lì e le probabilità sono ancora valide. Quindi diciamo la stima viene fatta a freddo e se gli esperti hanno tenuto conto di tutto quello che si può verificare non dovrebbe essere riaggiornata. Poi quello che succede nella pratica è che spesso e volentieri, trovandosi su un sottoalbero, magari si vuole aumentare il dettaglio di quello che succede nel sottoalbero, dimenticandosi di tutto quello che poi ormai non succede più, e allora si possono risvolgere delle licitazioni di corsa durante lo svolgimento, che è quello che hanno fatto i britannici sul Montserrat. È stato quello che ha condotto queste licitazioni durante la crisi, è stato fatto cavaliere dalla regina l'anno scorso. Insomma è stata una cosa di successo, però bisogna avere molto sangue freddo e cercare di, cioè dal punto di vista degli esperti non tutti la prendono così bene, perché quando c'è un disaccordo fra gli esperti, questo è un modo per risolvere il disaccordo dal punto di vista matematico. Te dici ok, tu rispondi come credi, l'altro risponde come crede e poi la probabilità viene combinata, ma il modo in cui viene combinata è un punto dolente, perché ora io non ve ne ho parlato in dettaglio, ma quello che si fa per i gruppi di esperti è che quando si combinano le loro opinioni si vuole dare un peso alle loro opinioni. Il modo più utilizzato è dare lo stesso peso a tutti, però questo può essere ritenuto un sminuire la differenza di esperienza o di anzianità o di potere che ci può essere all'interno del pool di esperti. E quindi quello che viene fatto a volte è di dare dei pesi in base alla performance che gli esperti hanno avuto in un questionario di cui le risposte si sanno. Quindi... Sì, esatto. E quello che succede è che lì a quel punto alcuni lo rifiutano di essere pesati e quindi poi nella pratica diventa molto delicato pesare gli esperti. È un po' un aspetto controverso, ci sono vari modi di pesare gli esperti, quindi è un po' che si sfocia tra la statistica, la matematica, la psicologia, la politica, è un po' insomma anche la giurisprudenza, perché queste sono decisioni che spesso hanno conseguenze di natura, insomma, penale, se il giudice decide che la colpa di un determinato danno è dello scienziato che ha detto una determinata cosa, come nel caso dell'aquila. Per cui sono cose estremamente delicate. È per questo che le decisioni legate a rischio insomma, di solito le fa la protezione civile, non gli scienziati degli NGV. La pericolosità è un po' più asettica di scegliere cosa bisogna fare durante un'evacuazione. Spero di aver risposto. Sto pensando a una cosa, che in ambito finanziario c'è molto simile quando si fanno i prezzi delle opzioni, solo che lì alla fine c'è semplicemente un prezzo, che dire compro, non compro, vendo. Sì, e finisce lì. Quindi quel punto di vista lì è molto più semplice, perché la decisione è immediata su come agire, però il tipo di albero decisionale è lo stesso. Non so se avete avuto modo di... C'è una differenza di natura fondamentale tra i problemi di vulcanologia e quelli di finanza, e sono i dati. In finanza
può avere fondamentalmente big data. In vulcanologia no, in vulcanologia hai qualche decina di eruzioni del passato, poi magari metà di queste eruzioni non se ne sa niente perché sono troppo vecchie, c'è stata l'eruzione dopo che le ha seppellite, e quindi diciamo i metodi vanno sviluppati tenendo conto di questa cosa. I metodi che servono per la finanza non sempre funzionano bene in geofisica, per i terremoti un po' meglio già, per i vulcani è veramente importante andare a stimare l'incertezza su pochi dati, non si possono usare gli intervalli di confidenza di natura statistica perché sarebbero enormi, perché quando c'hai 10 dati o 5 dati come fai? E allora quello che succede è che si usano questi metodi di natura un po' più empirica, ma che sono l'unico modo e che in molti casi funzionano, quindi è bene di farli in maniera rigorosa anche questi. Allora possiamo chiudere, grazie molte a Franco Flandoli e Andrea Bevilacqua. E, allora il prossimo incontro sarà, si comincia il 28 febbraio, e ci sarà il professor Michele Benzi, ancora un professore della scuola normale, e quindi sarà 28, 1 marzo e 8 marzo. Non saremo qui, saremo nell'aula Bianchi, che è al piano terra, vicino all'ingresso, vicino alla portineria. Bene, grazie. Grazie a voi. Ecco, se volete prendere lui.